Poi domani potete completare sulle presenze di uno dei giorni. No, noi si fece il primo giorno. Sì, è ma qua in posto non è. Ah. Se resta il valido, è valido. Se qua domani di venerdì 10, mezzo. Domani comincia. Sì. Allora io non ho messo, però se per caso è... No. Si finisce il dibattito la mattina, e poi si interrompe. Cioè, mi faccio gli osso. Sono 1,50 euro di osso, il di parcheggio gli ha detto ma come te l'hai preso lì, tu sei andato a mettere la macchina di là. C'è notizia cosa? Sì, ci ho parlato. Sì, sì, sì. Devo dire che era abbastanza lucido. Assertiva per domani per la mattinata. Vorrei andare a casa, però. Un po' più tranquillo. Vedi tutto lì. Stavolta perché ogni anno. Non lo attacco, dice che è di vero. Invece, com'è? Ci ho parlato e lei era lucida, perché lei quando la va, sì, va bene. Come dico io, l'iperventilazione, fa come me quando è letto, perde di lucidità. E domani, fine mattinata, quindi. Sì. Anche, il vento sarà lungo perché poi lascia le gomme, le morsobine a basso. Li fanno recuperare e insomma le due quelle si sta sveglia. Gli fanno la petale. Sì. Protesi completa o gli mettono solo il chiodo? No, quando aprono vedranno. Non lo so. Tra l'altro lei la sciaveva, l'acetabolo era. Si era aperto e l'osso dentro la lente si è rotto. Oh, buona donna, che dolore! Vabbè, il problema è se lo ripigliano, capito? Cioè se ce la fanno, poi. Bisogna che il codice sia bene lui. Io ti do una ossa da vedere se c'è abbastanza roba solida. Esatto, dove cementare. Io ti do una notizia, te la do guarda posso. La mia mamma oggi ha 2 mesi esatti. Dalla rottura del femore aveva 4 fratture scomposte, ha camminato. No. Ha camminato da sé. No, anche perché la cosa presente. No, io ero andato in paranoia perché ci potevo parlare, siccome la conosco, in questo posto, fuori da casa. Che non parla a nessuno, nessuno gli dice nulla. E là non patito più che il dolore di ginocchio. Molto bene. No, ti volevo dire. No, conosci la Danica, vero? Roberto, lui ha lavorato allo Spisbe, ma prima dello Spisbe. Laura Fabio. Lui è il Pignone, quando io seguivo il Pignone. E la Jessica, ecco, la Jessica. Allora, compagne e compagni, allora i compagni della compagna della commissione politica che non avessero avuto il documento, la bozza di documento cartaceo, sono pregate di ritirarlo dalle compagne della segreteria che sono all'ingresso. Da Betty, grazie. Questa è la Jessica, la Bianco e la dottoressa. No, ma sta per dire, iniziamo? Però io ti dico, guarda, lui si è misurata su tutto il corpo, si è fatto. Sempre. Lei è sempre stata. In attesa di Silvia con i dati della Commissione Verifica Poteri, possiamo, se vi accomodate, possiamo iniziare i nostri lavori. Il primo intervento è della compagna Presci Alberta. Presci Alberta.
questa cosa che siamo andati avanti. Ora si fa l'incontro ufficiale. No, no, ma mi ha detto. E si prepara Luciano Lacaria? Sì, assolutamente. Alberta c'è, no? Due principi filosofici dominanti, quali si subordina tutti i discorsi esitivi. Di Maia non si butta via nulla e tutti gli anni voglia risorse. Mai passa avanti. No, aspetta. Aspettiamo. Ancora si devono. Vedo che tanto non siamo in ritardo grosso, ecco, per cui. Ciao ragazzi, grazie. Chiedete a quelli che sono sulla porta di entrare, di prendere posto. Si riuniscono, fissano il numero, diano criteri, vedi questa cosa dello scorrimento, sì. E non è una funzione. No, che è arrivata una cosa di Giove adesso che dice che se non c'è la propria donna, massimo le 3 metri, ha detto. Prima di ansia, evitiamo di fare una roba che non è mediabile. E la solidarietà, quando. Perché tu dici? Tu dicevi che chiudi la commissione elettorale senza solidarietà. No, perché noi stiamo cercando di chiudere. Alberta, sì, la vedo, sta arrivando. Vieni Alberta. La puoi chiudere e dici aspetto che domattina si rifà un po'. Chi è? Ciao. Ma l'ha detto così ieri sera. Bene. Vi ricordo che. Sta qui. Lo chiamo. Mi è andato il pacchetto. Oggi è grazie, ciao. Allora, ditemi se mi sentite. Dunque, no, ci occupiamo di donne anziane. Le donne anziane hanno un'aspettativa di vita più lunga rispetto a quella degli uomini e a questo non è detto che corrisponda una qualità migliore della vita. Soprattutto, e non solo, l'invecchiamento, la solitudine, ma anche un problema legato per esempio alle patologie croniche che non vengono trattate in maniera specifica. Sto parlando della medicina di genere che è sotto traccia anche nei consultori, per esempio, oltre che nelle ASL e a livello di ricerca. Le donne anziane hanno pensioni più basse. Questo è dovuto alla disparità salariale in periodo lavorativo, una disparità salariale che a volte arriva a ricoprire un 20% di gap, dovuto chiaramente a una vita lavorativa con dei buchi contributivi che sono da ricondurre nella quasi totalità a periodi in cui una donna si occupa di altro, si occupa del lavoro di cura. E non solo per questo, ma anche perché solitamente i contratti e le tipologie di lavoro delle donne sono quelli più sciagurati, più poveri, part time, volontari, stagionalità, tempi determinati, quindi tutto questo comporta poi avere una pensione più bassa. E le anziane si occupano spesso in situazioni di emergenza, a tutte le ore, di supportare figli, nipoti, persone ancora più anziane di loro, che sono, ora non si muore più, si arriva a dell'età così venerante, per cui un vecchio guarda un vecchissimo. E tutto questo lavoro non viene né certificato né riconosciuto, come invece dovrebbe essere. Perché un conto è scegliere liberamente di allevare figli e nipoti, o portare a morire persone anziane, sceglierlo come
così scelta di affettività, un conto è l'onere di farlo in supporto e in surroga di una mancanza di servizi e di una mancanza di welfare adeguato. Quindi occorre investire sulla medicina di genere, occorre investire e pretendere l'applicazione della legge sulla non autosufficienza. Occorre pensare a potenziare l'assistenza domiciliare, pensare e ripensare le RSA e tutto il pacchetto che riguarda tutte le misure che possano allontanare il più possibile il ricovero nella struttura. Le donne anziane non sono immuni da subire violenza. I dati sono questi. Il 30% dei femminicidi riguarda come vittime le donne anziane. Sono dati che ci sorprendono non poco, ma questi sono. Intercettare questi bisogni, rappresentarli nella contrattazione sociale, nelle interlocuzioni istituzionali con l'ASL, sono compiti che noi ci assumiamo quotidianamente come pensionate della CGIL. E in questo sono fondamentali, fondamentale la funzione dello sportello sociale, laddove ci sono delle botteghe della salute, dello sportello donna legale, dove i nostri legali ascoltano, aiutano le persone in difficoltà. Ovunque, cioè, ci si possa mettere un atteggiamento di ascolto delle situazioni critiche e di richieste di aiuto da parte di tutti, ma con una sensibilità un po' più specifica nei confronti dell'universo femminile, dove le disuguaglianze emergono maggiormente, perché tra i disuguali le donne sono più diseguali ancora. Fondamentali quindi sono i coordinamenti donne delle leghe, che dovrebbero operare in maniera, possono operare in maniera capillare, perché sono e coprono un territorio vasto e dove la conoscenza del territorio è loro competenza. Dovunque le donne delle nostre leghe devono fare rete con l'Auser, con l'AMPI, con l'ARCI, con Libera, con i servizi sociali, con le associazioni del terzo settore, per potenziare gli interventi e allargare la platea. Incontrare, avvicinare, coinvolgere iscritte e non iscritte. Così si fa cultura e così si fa inclusione. L'inclusione si fa anche così. Ascoltando, i nostri coordinamenti Lega lavorano in questa direzione. Ascolto, cercare di rappresentare i bisogni e le specificità, inclusione, partecipazione a iniziative sia di taglio culturale, chiamiamolo così, che di mobilitazione vera e propria. Fondamentale in questo è il rapporto e parlare, raccontarci alle nuove generazioni. Progetti nelle scuole che parlino, come stiamo pensando di fare, insomma abbiamo già iniziato un percorso in questo senso a Pistoia con una scuola superiore, che parlino delle conquiste delle donne a partire dall'Unità d'Italia in poi, insomma si può spaziare, ma in particolare riferimento agli anni 70, a quelle conquiste e le norme che tutelano sia il lavoro sia la maternità sia i diritti, insomma quelle frutto di battaglie collettive e di una rispondenza che allora c'era e che ahimè ora non c'è più, tra le istanze dal basso e la sponda politica in Parlamento, che portò e portò nel periodo di riferimento, mi riferisco agli anni 70, a tutte quelle riforme, lo sappiamo, da diritto di famiglia all'aborto, al divorzio e anche fino alla cancellazione del diritto d'onore, ricordiamocelo, dell'81. Tutte leggi alle quali in Parlamento hanno sempre, sempre detto no, prima il MIS di Almirante e di Rauti e poi Fratelli d'Italia della Meloni. Di quale cavolo di rappresentanza stiamo femminile stiamo parlando? Poi, sul discorso appunto della rappresentanza femminile, il discorso purtroppo riguarda anche il vuoto e come dire l'essere molto indietro a sinistra rispetto a questo problema, insomma. Il fatto che a rompere il soffitto di cristallo sia stata una donna di destra ci brucia e non poco, anche se noi sappiamo che se una in modo individualistico ha rotto quel soffitto di cristallo, bene, noi non vogliamo essere qualcuno ha detto quel 90% che sta sotto a raccattare cocci sul pavimento. Parliamo di alcune delle misure ultime, opzione donna. Ne vogliamo parlare? Allora, questa opzione donna è diventata opzione martirio. La platea si restringe,
perché evidentemente non c'è più un gran risparmio per lo Stato. E i criteri aggiunti in finanziaria sono allucinanti. Non solo l'atto discriminatorio tra chi ha figli e chi non ha figli, ma essere o invalida, o guardare e assistere un invalido in casa, o essere licenziata, praticamente, insomma, questi sono i criteri per cui nessuno poi accederà a opzione donna. Allora, noi ci siamo in piazza e siamo sul pezzo nella difesa dei diritti, ci vede in prima fila questa cosa, perché un mondo migliore lo volevamo lasciare ai nostri nipoti e invece siamo di fronte a una regressione notevole. La 194 probabilmente non verrà cambiata, ci sono altri modi per renderla poco fruibile, a partire dal dilagare dell'obiezione di coscienza. Noi sappiamo che questo è un elemento sul quale dovremo dare battaglia in maniera intelligente, ma dobbiamo tenerne conto come un grosso. È già finito il tempo? Oh là là, avevo promesso altro, scusate. No, infatti ho visto lì. Va bene, allora accelero. No, il problema dell'obiezione di coscienza è un problema enorme. È stato un compromesso al momento della stesura della legge 194, un'acrobazia che ha permesso il varo di questa legge, ma che di fatto è una stortura e una forzatura che solo in Italia, insomma, si può fare. Non temo cosa potrebbe succedere se dovesse passare con Calderoli la legge sull'autonomia differenziata. Io faccio un appello qui perché SPI e CGIL si diano un grande affare per ricacciare questa, quindi impegnarsi nella raccolta delle firme, aderire a tutte le iniziative che contrastino questa legge, questa proposta di legge. Ormai è andato con il tempo, quindi un pensiero, ovviamente ho apprezzato molto l'introduzione di Alessio con riferimento alle donne iraniane e afghane. È stato colpito il corpo delle donne, che è un corpo che parla di liberazione e di laicità. Noi dovremo stare sul pezzo e fare tutto quello che è necessario per mantenere viva l'attenzione, ma soprattutto perché il governo, insomma, l'Europa prendano iniziative radicali di contrasto a questa mattanza. Volevo soltanto dire che poi c'è un problema dentro la CGIL e dentro lo SPI. No, non dico più nulla. Vabbè, alla prossima volta. Grazie. Scusate se non ho tenuto conto. Luciano Lacaria. Sì, vabbè, non è che siamo fiscali, un paio di minuti, va bene, poi dopo niente, no? Un minuto. Il sindaco di Prato ci ha detto che tu ti rompi troppo le scatole. E noi ci abbiamo detto, se non accade ti si licenzia. Buonasera a tutte e a tutti. Io intanto vorrei ringraziare i compagni del regionale, tutti, e i compagni di Livorno per questa bellissima organizzazione. So che organizzare un evento così e in questo modo, dentro il teatro e fuori come l'avete organizzato, è un lavoro intenso, forte e di grande responsabilità. Grazie. Dopodiché io vorrei oggi intervenire, visto un po' il titolo del nostro congresso, l'ho mai citato nelle 35 assemblee e congressi che abbiamo fatto a Prato, l'interesse generale. Però vorrei affrontare un solo pezzettino dell'interesse generale, perché Alessio ha fatto una relazione stupenda nei temi in 45 minuti e io devo stare obbligatoriamente nei 7. Il pezzettino che voglio affrontare io dell'interesse generale parte da 2 o 3 cose. Primo, la legge sulla non autosufficienza. So di non dire nulla di nuovo, la conoscete, la conosciamo, ma sappiamo che questo è qualcosa che dà civiltà, dà benessere alla nostra società, a tutte quelle persone che veramente hanno bisogno di questo, e noi dobbiamo averla nella testa e nell'azione continua. L'altro aspetto che in questi giorni sta venendo fuori, noi abbiamo affrontato tempo fa a Prato in un convegno, è la questione delle RSA. Sappiamo quali sono le condizioni nelle RSA oggi, c'è sempre più persone malate, ma noi non possiamo accettare. Un esempio, in questi giorni mi sto occupando di questa cosa perché vengano delle persone e non può essere che
la provincia di Prato, Pistoia, si spende dai 3.000 ai 3.500 euro, si va a Baragazze, al confine di Prato, e si spende 2.000 a 2.200 euro. Dobbiamo affrontare questa cosa, anche per l'aggressione che sta avvenendo nei nostri territori delle multinazionali, che fanno RSA enormi, con due ingressi, ma sono tutti lì. Dobbiamo fare questa battaglia, perché è una battaglia anche questa, che per tutelare i nostri anziani. L'altra questione emersa stamani, con grande interesse, è quella della presa in carico dei nostri anziani. Noi come SPI, siccome gli anziani sono quelli che si iscrivono, pagano, dobbiamo fare i servizi per gli anziani. Poi nelle nostre leghe vengano tutti. Allora bisogna che noi siamo pronti ad accoglierli e dare risposta ai loro problemi. Noi stiamo preparando una guida ai servizi che diamo noi, perlomeno per Prato, poi sono uguali dappertutto, e questa guida preparata dalla segreteria, dalla Lidia, che è lì a sedere con noi, che noi gli diamo le idee, poi lei li trasforma, e quando la trasformate sono meglio delle idee che pensavamo noi. Cioè, penso a questo, penso allo sportello sociale, quello che noi facciamo. Quando uno viene da noi, un pensionato, e non, perché vengono altri, noi gli dobbiamo offrire un ventaglio di cose. Quali sono le cose che dobbiamo offrire oggi? Lo SPID? Bene, lo facciamo. L'abbonamento alla CAP? Bene, lo facciamo. I diritti inespressi? Li facciamo. E la gente viene e noi dobbiamo, come dire, accoglierla, renderla, come dire, che tu gli fai un servizio. Ma non basta, perché stamani qui abbiamo parlato della presa in carico di una serie di servizi che una grossa fetta dell'anziani non può fare, non ce la fa a farlo, e quindi si sente esclusa. Parlando con un compagno l'altro giorno mi ha detto: quando mi metto a fare queste cose a volte mi sento esclusa, mi verrà voglia di ritirarmi in Calvana. La Calvana è le montagne vicino a Prato, dove sequestrano le persone, le terranze, lì isolate, perché mi sento in difficoltà. Noi questa roba dobbiamo aiutare i nostri pensionati a farlo. E allora noi ci abbiamo pensato, naturalmente sulla spinta del regionale, progetto a casa in buona compagnia, connessi in buona compagnia, abbiamo lavorato per un anno, sempre d'accordo il regionale, sulle botteghe della salute. Noi da questa settimana, dall'altra settimana, in tutte le nostre leghe abbiamo la bottega della salute. Che fa la bottega della salute? Attiva la tessera sanitaria, attiva i PIN, prenota le visite, disdice le visite, fa cambiare il medico, fa tutte quelle cose che la stragrande maggioranza di noi pensionati non sa fare. E per non sentirle esclusi, noi dobbiamo aiutarli. Guardate, porto un episodio. L'altro giorno è venuta una pensionata da noi, doveva prenotare una visita, che era una visita prenotabile sullo zero code, credo sapete che vuol dire. Beh, nell'arco di 2 ore quella persona ci ha fatto cambiare 3 volte, ma per noi è stata la questione di un click, fino al punto in cui siamo arrivati a quella persona a dire: guarda, tu sta lì, vai lì e fa tutte le tue analisi. Quindi è una cosa che dà sollievo dalle persone. Poi naturalmente le cose abbiamo dette qui stamani, bisogna aiutarle a formarle, a prepararle. Chiudo dicendo questo: questi problemi noi l'avremo per i prossimi 10 anni, perché fino a 10 anni la generazione che sostituirà noi è molto più preparata. Quindi noi oggi abbiamo questo obbligo, visto che le persone ci pagano, i pensionati aderiscano, pagare è una parola brutta, aderiscano a noi, e credo che noi dobbiamo dargli un servizio, aiutarli su tutte quelle cose che qui abbiamo discusso, ma prevalentemente anche questo è un pezzo della nostra attività che va portata avanti, perché credo è utile per i nostri pensionati. Ti lascio un minuto. Grazie Luciano, anche perché è stato ampiamente nei termini. Patrizia Bernieri. Si prepara Vallini Rossella, così ci anticipiamo. C'è Patrizia? Sì, sì, sta arrivando. Io purtroppo con i miei occhi là non vedo.
Patrizia Bernieri è la neo segretaria dell'OSPI di Massa Carrara. Allora, un saluto a tutti e come inizio del mio intervento io volevo fare i complimenti a Alessio per la sua relazione che io, a differenza di Paolo Enneldo, ho ascoltato e con attenzione. Una relazione che mette anche in difficoltà, ce lo diciamo sempre, perché quando poi una relazione è completa e esaustiva per certi versi rispetto agli argomenti, mette in difficoltà anche rispetto agli interventi successivi. Io però, come diceva Bruno, è da poco che sono segretaria dello SPI di Massa Carrara, ovviamente non nuova in CGIL. E quindi quello che vi voglio portare oggi è un po' la conferma che io ho avuto nelle assemblee che abbiamo fatto di base, nei congressi, di quanto possa essere importante l'apporto del sindacato pensionati per la CGIL. E non lo dico ovviamente in maniera, diciamo, da campagna elettorale per quanto riguarda il sindacato pensionati. Lo dico perché in un momento difficile che è stato analizzato da noi, e quindi io non lo richiamo, traumatizzati come siamo stati dal risultato delle elezioni politiche, un trauma che abbiamo socializzato nelle nostre assemblee, con gli iscritti, nei congressi, eccetera, il fatto che ci sia una platea di persone, degli iscritti, che vengono all'assemblea di base e dimostrano in un calare dei valori nella società un attaccamento così profondo ai valori che sono propri della nostra organizzazione, ma sono propri, dovrebbero essere propri, della sinistra nel paese e del mondo che ci appartiene, e che sono il valore della solidarietà, della libertà, della democrazia, dell'antifascismo, me ne dimentico sicuramente qualcuno, della pace, è una cosa che ci deve rincuorare, che ci deve dare forza e che deve essere valorizzata. Perché, ripeto, non è da tanto che ho lasciato una categoria degli attivi e non è mio intenzione fare una scala di valori. Però vi posso dire che chi frequenta o chi ha frequentato come me da poco il mondo dei lavoratori, che non mi piace definire attivi, dei lavoratori, ha vissuto negli ultimi tempi una gran sofferenza. Una grande sofferenza perché il mondo del lavoro, la CGIL, sono specchio del mondo, sono specchio della società. E le difficoltà che noi siamo tanto bravi a individuare negli altri ce l'abbiamo anche in casa, ce l'abbiamo nel mondo del lavoro, dove il particolarismo, l'egoismo e anche cioè il fatto di vivere molto poco, il senso della solidarietà, purtroppo è vita comune, diciamo, dentro le categorie anche della nostra organizzazione. Io dico questo appunto perché la platea dei pensionati invece sta dimostrando un attaccamento profondo ai valori e anche alla difesa dei diritti, che non sono i diritti propri dei pensionati, ma i diritti anche dei lavoratori, dei giovani. Nel nostro titolo si parla di patto generazionale. Io credo proprio che faccia parte di noi stessi l'idea che se si cambia il mondo si cambia insieme. Alessio usava la parola noi, la enfatizzava, io sono assolutamente d'accordo per valorizzare questo termine che è proprio a noi. Dicevo, nelle nostre assemblee ci sono state queste cose qui, c'è stato il trauma per un governo della destra, tra l'altro devo dire da donna trauma doppio, perché una donna che fa la guerra alle donne, la compagna che mi ha anticipato ha elencato anche le questioni, e devo dire che a noi ci fa tanto male il fatto che la prima Presidente del Consiglio del nostro Paese sia stata una donna della destra. Però oltre alle cose che si dicono, che sono appunto l'opzione donna, anche l'attacco subdolo che secondo me c'è alla 194, bisogna ricordare anche che cosa sono anche gli interventi che vengono fatti sul precariato, come i voucher, oppure anche sul salario, nel senso che colpiscono di più le donne, perché siamo la platea più debole, siamo quelle più colpite dal precariato, siamo quelle che soffriamo la mancanza di servizi, siamo quelle che abbiamo gli stipendi più bassi e l'inflazione alta che ci hanno tutti. Quindi io penso che questo ci fa ancora più male, perché sono interventi che vengono fatti senza avere la consapevolezza di quelle che sono anche nel nostro paese le sofferenze delle donne. Dicevo, c'è tutta questa partita qui. Nelle assemblee è venuto forte anche tutta un'altra questione, che è legata ovviamente a un ruolo, diciamo, più tipico del sindacato dei pensionati, che è quello della cura, del welfare, dell'assistenza, del servizio sociosanitario. Ed è venuto fuori anche la denuncia rispetto anche nella nostra regione,
che dobbiamo sempre ricordarlo, rispetto a queste questioni è meglio di altre e ha un servizio ancora meglio degli altri, e soltanto la prova della pandemia l'ha soltanto dimostrata questa cosa qui, quindi un servizio pubblico più efficiente e più presente, diciamo così. Nonostante quello, le criticità sono venute, ci sono delle questioni da risolvere. Io confido, vado molto alla svelta perché i tempi sono abbastanza ristretti, accenno soltanto a una questione. Si è firmato e rinnovato il protocollo regionale, che secondo me è una questione molto importante perché va anche controcorrente a idee diverse rispetto appunto alla privatizzazione della sanità, eccetera. Quindi ha una valenza politica molto importante, alla quale però, che ci dà anche a noi come struttura territoriale un compito a casa molto importante, perché noi raggiungeremo il risultato se sapremo declinare i contenuti di quell'accordo lì, di quel protocollo lì, nei territori. Perché nei territori, dopo la pandemia, dopo la riorganizzazione sociosanitaria ultima, in certi territori si soffre più che in altri e anziché diminuire le differenze, forse si sono aumentate. Quindi è un compito che io non voglio scaricare su nessuno, ma deve essere di tutta noi come organizzazione, a partire anche dai territori. Dico questo perché, dicevo, siamo specchio del mondo e abbiamo anche noi ovviamente le difficoltà che ci hanno altri, c'era la politica, io voglio essere cruda su questa cosa qui, ma qualche difficoltà ce l'abbiamo anche noi, perché percepisco nei miei passaggi anche in CGIL eccetera, nel tempo anche che passa, il fatto che comunque sia, secondo me, riusciamo sempre meno a fare anche sinergia fra di noi. Individuiamo strumenti importanti come quelli della contrattazione territoriale che valgono e avranno valore, e l'ospite tra l'altro ci ha investito tanto facendo anche formazione, con gli ultimi, ho partecipato anch'io a un corso sulla formazione e anche con una banca dati molto utile per fare contrattazione. Dicevo però la contrattazione territoriale vive e otterrà risultati se i pezzi della CGIL sapranno farla vivere insieme. È una cosa che io vivo un po' con sofferenza perché mi pare che in realtà nei problemi aggravati dalla pandemia, aggravati dalla crisi, cioè abbiamo tutte le motivazioni per dire che i problemi ci sono, però ho l'impressione che anche all'interno della nostra organizzazione ci si rinchiuda un pochino troppo tutti nei loro problemi, nei loro problemi. Quindi io penso, siccome il congresso è anche il modo per farci il tagliando, no, come si dice, individuarlo come problema e porci come obiettivo di risolverlo, credo che sia un compito che ci dobbiamo assumere. Ho finito prima dei 7 minuti perché io sono velocissima. Grazie, grazie Patrizia. Adesso Rossella Vallini, dopo ci sono io. Sì, dopo il mio intervento si riunisce la commissione politica, tutte e due le commissioni, politica ed elettorale. Le commissioni escono, ci sono le hostess e vi accompagnano nei camerini che sono stati dedicati, così oggi fate anche le prove d'artista. Grazie. Vai, vai. Allora, io sono Rossella Vallini e faccio parte della segreteria della Lega 7 di Rosignano Livorno. Dunque, partendo dalla relazione che ha fatto Alessio e che quindi ha dato come primo impulso parlando delle donne, diritti delle donne e le battaglie che stanno facendo nei vari paesi, Iraq, Afghanistan, Ucraina, eccetera. Però diciamo, io voglio leggere dei nominativi. Giulia Donato, 4 gennaio, Martina Scialdone, 13 gennaio, Oriana Brunelli, 14 gennaio, Teresa Di Tondo, 15 gennaio. Chi sono queste? Sono i femminicidi all'inizio dell'anno, dal 1 gennaio, oggi ne abbiamo 18. Purtroppo, come è stato detto anche per gli infortuni sul lavoro, cioè queste sciagure non fanno notizia. Io credo che addirittura sul femminicidio di Trani non è stata detta neanche una parola, proprio perché è giusto, c'è stato un evento importante, c'è stato l'arresto di Mesina, c'è stata la morte di Gina Lollobrigida, di Gino Landi, però non abbiamo mai parlato di questo problema. Allora, noi donne del coordinamento della provincia di Livorno ci siamo
impieghiamo spese tanto nel mese di novembre per promuovere delle iniziative che andavano proprio nel senso di sensibilizzare delle platee che di solito non hanno, diciamo, di cui non abbiamo accesso. Quindi abbiamo fatto delle iniziative tipo cinema, conferenze, ma ci siamo rivolte anche alle associazioni sportive del territorio, e quindi sto parlando di pallavolo maschile, femminile, calcio, rugby, basket della provincia, e abbiamo fatto delle iniziative anche 5 minuti prima dell'inizio delle partite ufficiali di campionato, indossando una maglietta che mi sono dimenticata di portare, un c'è scritto che la violenza sulle donne è una sconfitta per tutti. Questo ci ha permesso comunque di cercare di arrivare anche ai ragazzi, ai giovani, giovani donne e giovani uomini, che praticamente sono il nostro futuro. E questa iniziativa vorremmo che fosse ripetuta sempre, tutti gli anni, nel mese di novembre. E spero che anche gli altri coordinamenti donne delle varie province accettino e abbracciano questa nostra iniziativa. E fra l'altro noi nella nostra provincia di Livorno abbiamo avuto due femminicidi, uno nel 2013, Ilaria Leone, una ragazza del comune di Castagneto che fu violentata e lasciata agonizzante in un'oliveta da quello che lei riteneva fosse un suo amico. E lì hanno creato l'associazione IAIA, che noi siamo con loro sempre al fianco, così come pure per Francesca sono io, Francesca Citi, uccisa qui vicino alla TIAS, allo studio dentistico, uccisa dal marito che poi si è suicidata a sua volta e ha lasciato due bimbe piccole che ora stanno crescendo, e noi abbiamo dato il nostro apporto e la nostra solidarietà alle amiche e alla famiglia. Vorrei chiudere questo argomento e passare anche ha un discorso che era stato legato anche alla compagna che mi ha preceduto, in cui parlava nelle assemblee che hanno avuto, in effetti non c'è stata molta partecipazione, nonostante noi abbiamo invitato per posta, per posta elettronica, per avvisi e tutto quanto, però per quelle persone che sono intervenute, i nostri iscritti, i nostri pensionati, più o meno giovani, perché ora è vero, sì, la vita si allunga, ma un problema fondamentale per tutti è, diciamo, quello della salute. E quindi la salute. Io ho preso spunto, e l'abbiamo poi rivisto con le compagne della segreteria, la trasmissione che è stata fatta l'11 gennaio del Il cavallo e la torre, in cui si vedeva uno spezzone del 1978, quando Tina Anselmi, la prima ministra donna, ha firmato proprio la riforma sulla sanità, creando proprio, sono 45 anni, creando, diciamo, la nuova riforma sulla sanità, in cui lei lì parlava di territorio e di ospedali. Ospedali che non dovevano essere intasati da tutto quello che poteva essere svolto sul territorio. Cioè, quella intervista sembrava che l'avesse fatta ieri l'altro, perché, scusate, ma i problemi ci sono, e in effetti nei nostri ospedali anche di zona, e io sto parlando di Cecina, di Piombino, cioè negli ospedali e nel pronto soccorso ci si sta ore, poi non si può nemmeno accedere, quindi i problemi aumentano. Fra l'altro noi sappiamo che il PNRR ha destinato una quantità, 15 miliardi e 6 mi sembra, sulla sanità, creando case della salute, ma queste case sono dei contenitori che per ora sono vuoti, perché in effetti, siccome il personale e la carenza di personale, di infermieri, di assistenti sta mancando ora, figuriamoci se si aumentano le strutture. Fra l'altro noi sappiamo benissimo che negli ospedali, a parte i medici che se ne vanno, c'è anche il problema di quelli che vengono assunti interinali e delle cooperative. Tutto questo viene aggravato anche dal fatto che mi sembra si vada verso una privatizzazione, perché se non sbaglio il maggiore partito di governo ha presentato due ordini del giorno nella legge di bilancio per abolire il tetto di spesa per l'ospedalizzazione privata convenzionata.
Quindi, vedo che il tempo si sta riducendo, quindi questi bisogni della popolazione, noi vorremmo che in qualche modo la CGIL e tutta si facesse carico, come già ci sta facendo, di questi che sono dei problemi che pesano su tutta la popolazione, ma in modo in particolare sulle persone che stanno diventando, diciamo, sempre più vecchie, perché allunga la vita, ma allungano anche i problemi e la salute. Grazie. Parola al Presidente, gliela do io. Calzolari Bruno, e si prepara a gambi neri Giancarlo. Sì, cari compagne, cari compagni, in questi anni di pandemia si sono accentuati i limiti di un'economia ad alta connotazione liberista che ha privilegiato il privato e indebolito il sistema pubblico. Per questo occorre intensificare la mobilitazione, per affermare un sistema fondato sull'uguaglianza e l'universalità di accesso ai servizi pubblici per tutti i cittadini, a partire dalla sanità. Va respinta la proposta di autonomia differenziata delle regioni, perché spacca il Paese e colpisce pesantemente i soggetti più deboli della società. Il centrodestra, che è tornato a governare il Paese, si rifiuta di affrontare il tema delle disuguaglianze ed aumenta il trasferimento di risorse alle imprese senza contropartite. Detassazioni e decontribuzioni sono regali che paghiamo noi, visto il carico fiscale che grava sulle spalle di lavoratori e pensionati. Il taglio alla rivalutazione delle pensioni dimostra la ferocia della destra verso persone che hanno lavorato una vita pagando tasse e contributi. Nessuno, salvo noi, dice che la cosiddetta rivalutazione non è altro che il recupero, peraltro parziale e in ritardo, di quanto eroso dall'inflazione e che i pensionati e le pensionate non hanno altri strumenti per difendere il loro reddito. Nel contempo non si apre nessuna possibilità concreta per un accesso graduale alla pensione e non abbiamo risposte alla nostra proposta per una pensione di garanzia per i giovani. Quello messo in atto è un vero e proprio furto. L'attacco ai diritti dei più deboli e di quanti hanno sempre rispettato le leggi dello Stato sta diventando una consuetudine. È partendo da qui che dobbiamo rilanciare la nostra iniziativa ed aprire una vertenza con il Governo sui temi della piattaforma unitaria sul lavoro e previdenza. Dobbiamo farlo privilegiando i possibili percorsi unitari. Questo nostro congresso deve richiamarci tutti, confederazioni, categorie e servizi, a un impegno collettivo ed unitario per far sì che i temi di equità, uguaglianza, diritti del lavoro e nel lavoro diventino patrimonio irrinunciabile per tutta la nostra organizzazione. La nostra proposta di legge di iniziativa popolare per un nuovo statuto delle lavoratrici e dei lavoratori è da anni dimenticata nei cassetti del Parlamento. Avere una legge sulla rappresentanza si fa ogni giorno più urgente e necessaria. Su questi temi le responsabilità della politica, anche del centro-sinistra, sono evidenti. Sono aumentate le disuguaglianze, le classi meno abbienti hanno subito un ulteriore arretramento sui diritti sociali e nel lavoro. In questo scenario abbiamo il compito di riaffermare con forza i nostri principi che coincidono con quelli fondamentali della Costituzione. A sinistra c'è un tema di fondo da affrontare e non riguarda i nomi dei partiti o dei candidati, riguarda i contenuti, compagni e compagni, riguarda le questioni di merito per dare rappresentanza politica alle legittime aspettative di quella parte di popolo che oggi è tagliato fuori da una prospettiva concreta per un futuro migliore. Il tema è la ricostruzione di una sinistra che si riappropria della propria funzione storica e dice con chiarezza da che parte sta. Anche come CGIL, a partire dalle categorie degli attivi nella contrattazione, dobbiamo prestare più attenzione agli ultimi. Dobbiamo far perno su due concetti di fondo, lo ribadiva questa mattina Alessio nella sua relazione, due concetti di fondo che dovranno rappresentare la base strategica e politica per aprire una nuova stagione sindacale. Si tratta di confederalità e territorio. Si tratta delle buone pratiche da seguire nell'azione quotidiana ad ogni livello. E poi raccontare di più e meglio chi siamo e tornare a coprire il territorio con iniziative capillari. Appunto, raccontare. Alessio ci faceva l'esempio della gallina. Ecco, dire anche le cose che facciamo. Spesso facciamo buone cose, poi però non riusciamo a trasmettere, a fare una comunicazione adeguata. Il compito che qualche mese fa mi è stato affidato è di coordinare la formazione per l'innovazione e la qualificazione delle competenze. In cartella trovate una scheda che abbiamo fatto insieme a Paolo Tirinnanzi, lui si occupa appunto dell'inclusione digitale.
Come SPI regionale, in questi ultimi anni abbiamo insieme, discutendo negli organismi, avviato un programma corposo di investimenti per l'adeguamento alle nuove esigenze della nostra presenza nel territorio, per una nuova centralità delle leghe che sono l'avamposto della CGIL. Siamo presenti nei quartieri delle città come nei comuni più periferici, fino alle aree interne che sempre più dobbiamo considerare una risorsa per l'intero sistema. Investiamo nell'adeguamento delle sedi, da realizzare con azioni condivise con le Camere del Lavoro, per ottimizzare e qualificare la diffusione dell'intero sistema CGIL, garantendo la necessaria integrazione con INCA e CAF e, dove la situazione lo richiede, anche una presenza periodica delle categorie degli attivi di riferimento di quel territorio. Su questo, per ottenere risultati, dobbiamo valorizzare le buone pratiche e il lavoro di squadra, mettere al primo posto il noi e tornare ad essere, oltre che sportello di erogazione di importanti servizi, questo già lo siamo in parte, anche avamposto democratico rivendicativo e punto di riferimento di quella comunità. Il percorso che stiamo seguendo semplifica e qualifica l'attività delle leghe. Il superamento dell'utilizzo del decreto legislativo 460 nelle leghe libera le stesse da una serie di adempimenti burocratici e gestionali e consente di potenziare i servizi di accoglienza. Con una migliore utilizzazione degli strumenti digitali, da realizzarsi con percorsi formativi che sono già avviati, saremo in condizioni di conoscere meglio la platea di pensionati e non che si rivolgono alle nostre sedi e che chiedono un aiuto alla CGIL. Occorre anche un lavoro specifico di sostegno all'inserimento delle donne nell'attività delle leghe, garantendo percorsi formativi adeguati per compagni e compagni che si avvicinano allo SPI senza aver avuto esperienze precedenti di attività sindacale. Conoscere significa utilizzare il nostro sistema GPS CGIL 3D e lo sportello sociale ad esso collegato. Lo ricordava bene Lacaria e Prato, da questo punto di vista, ha fatto un ottimo lavoro, e anche su questo, se facciamo, diciamo, un'opera di trasmissione da un territorio all'altro, perché abbiamo già fatto esperienze laddove si realizzano dei punti di qualità, da questo punto di vista noi possiamo all'interno della nostra regione e anche fra le province scambiarsi le esperienze e cogliere il meglio e provare così a fare tutti un passo in avanti. Dicevo, significa immettere i dati dell'accoglienza nell'osservatorio bisogni sociali. Su questo siamo ancora abbastanza indietro. Per capire le necessità delle persone che si rivolgono a noi e orientare il nostro lavoro di proselitismo, perché la maggior parte di quelle persone non risultano nostre iscritte. Questo ci dà precise indicazioni di lavoro su dove cercare nuove adesioni allo SPI e alla CGIL. Le verifiche che abbiamo fatto in questi ultimi mesi e che abbiamo avviato con le riunioni seminariali che abbiamo fatto insieme a Orlando Triacca in 8 territori su 10 con le rispettive leghe hanno dato un riscontro positivo. Abbiamo 2 territori ancora nei quali dobbiamo andare, subito dopo il congresso si tratta di mettere in piedi anche quelle riunioni. C'è voglia di misurarsi con un nuovo modo di lavorare, anche se, finisco, le difficoltà segnalate sono molte e riguardano soprattutto l'individuazione di nuove compagne e compagne disponibili all'attività quotidiana. Dobbiamo valorizzare la scelta che abbiamo fatto sul sindacalista di comunità, un dirigente di Lega che svolge quella funzione nella comunità con la sua attività politico-sindacale quotidiana. Lo fa costruendo rapporti con le diverse associazioni del territorio e sviluppando azioni rivendicative in funzione delle esigenze delle persone che rappresentiamo. Innovare, quindi, tenendo ben saldi i principi delle nostre radici, ciascuno, compagni e compagne, con la propria storia, con le proprie esperienze. Storia, memoria, attività quotidiana, relazioni che mettiamo al servizio di tutta la CGIL con l'obiettivo di riaffermare la centralità del lavoro ed offrire un futuro dignitoso alle nuove generazioni. Di questo c'è bisogno e noi dobbiamo provare a realizzarlo. Ha sforato un po' perché non c'era Bruno a fare il presidente. Eh sì, eh. 12 secondi. No, vabbè, c'era dai, che controllava, capito? Allora si uniscono le commissioni, Gambinieri, sei, dopo il Gambinieri vediamo chi c'è. Borzò, Maria. Vabbè, allora chi è in commissione lo dice e quando la chiamo interviene quello dopo. Vai Giancarlo. Benissimo. Allora, premetto che dopo la relazione di Alessio Gramolati, ma anche l'intervento di Bruno, ci
sarebbe da dire non stiamo a discutere, perché hanno coperto veramente uno spazio politico e organizzativo invidiabile. Per cui, per non stare a dire sempre e a ripetere le tante cose in un tempo limitato, anche se ricordo che al congresso americano Kennedy espose tanti anni fa il programma in 20 minuti, quindi in 7 al congresso dello SPI si può tranquillamente dire tante cose. Vorrei dividere il mio intervento in due aspetti, due soli, gli altri poi sono stati affrontati e comunque verranno sicuramente ripresi. Il primo, tutto interno. Mi permetto di dire, e penso che sia condiviso, che noi siamo una grande organizzazione. Bisogna, secondo me, rimanere tale e smettere in talune circostanze, anche in questo congresso, in alcune assemblee, smettere di spararci addosso l'uno con l'altro. Noi dobbiamo avere un obiettivo, che è l'obiettivo e la missione di questa organizzazione che si chiama CGIL. Vedete, facendo un accenno al campo sanitario, che poi lo riprenderanno, solo un accenno, noi abbiamo come punto nel nuovo progetto regionale le case della salute, le botteghe e quant'altro. Mi permetto di dire che nelle nostre camere del lavoro sono le case della democrazia. Mi permetto di dire che noi siamo in campo per difendere i più deboli. Ma non può essere solo l'enunciazione. Dobbiamo difendere i più deboli, come ha detto il compagno Lacaria di Prato, dando una mano sostanziale ai bisogni della gente, dei pensionati e dei non pensionati, perché cercheremo di portarne qualcuno in più dalla nostra parte, ma non solo con quell'aspetto. Noi dobbiamo recuperare qualità per dare una risposta concreta ai bisogni della gente, perché il bisogno è materiale, è sì quello di dire prendo un appuntamento per una visita, ma poi devo entrare anche nel merito e nella sostanza di che tipo di visita e di che tipo di risposta io do a questo lavoratore, a questo pensionato. Il lavoro dello SPI, anzi direi di tutta la CGIL, sarà determinante per realizzare tutto questo. Quello che abbiamo seminato in questi anni difficili, quelli della pandemia, ora quelli della guerra, che è lontana ma è troppo vicina, sono cose fondamentali. Noi abbiamo iniziato, ma con momenti di alternanza, non sempre continuo, quello che chiamiamo la contrattazione sociale. È una cosa fondamentale per noi in questo momento. Le tante problematiche che ci sono nelle aree interne, tante, non è qui il momento di stare a elencarle perché mezzo tempo l'ho già passato, però ce ne sono tante da affrontare, le stiamo affrontando, abbiamo iniziato ad affrontarle, c'è da lavorarci tanto. L'idea di mettere in campo progetti è quello che abbiamo pensato anche nel mio Casentino con la forza determinante del regionale, in particolare di Alessio Gramolati, che è quel progetto che quell'ex sindaco di Prato Vecchio è venuto qui a esporre, è una speranza, è un modo concreto per dare aiuto a chi ha veramente bisogno. Lo sperimenteremo, è un aiuto che può diventare un sogno per tante persone deboli e fragili. Certamente a noi ce ne verrà un po' meno, perché ancora abbiamo la forza di andare con le nostre mogli anche a fare la spesa. Ci dobbiamo provare a realizzare questi progetti, a mettere l'entusiasmo, un entusiasmo giovanile che anche noi anziani con una certa età ancora portiamo dentro. Dobbiamo stare in campo e calcisticamente significa giocare la partita, stare nel dibattito politico. Dobbiamo avere nella contrattazione sociale, con le nostre camere del lavoro, una continuità, oserei dire ossessiva,
perché se noi facciamo un pressing costante, noi la partita la vinciamo. Una contrattazione sociale con i comuni, con le nostre ASLE, e uso da diverso tempo un termine, quello anche con gli enti previdenziali. Con piacere leggo quello che ha realizzato nel CIV il compagno Ghiselli, che dopo la riunione fatta in CGL in Toscana, ho riletto che ci ha ascoltato. Ora non sto qui a entrare nel merito perché altro che 7 minuti, però con piacere vedo che queste problematiche sono all'attenzione generale dell'organizzazione. Dobbiamo garantire tutela individuale e io insisto, vengo dalla tutela individuale, è fondamentale in questa organizzazione la tutela individuale. Dobbiamo dare una mano ai più deboli che hanno bisogno e bisogna anche in questa regione mettere in campo, come è stato fatto l'accordo con la regione, degli ottimi accordi, perché è necessario sviluppare in questa regione più che in altre una sanità efficiente, perché la sanità in Toscana funziona, quello che manca è un po' d'organizzazione e su questo bisogna insistere e ribadirlo. Poniamoci cosa è cambiato. Voi pensate cosa è cambiato negli ultimi 40 anni. Un punto, io parto da un'esperienza. Avevamo 40 anni fa sicuramente un punto nascita per ogni famiglia, perché io sono uno di quelli che è nato in casa. Quindi cosa è cambiato nella sanità? Però bisogna non andare all'eccesso, perché evidentemente io parlo dalla mia realtà. Nel mio Casentino, 34 abitanti, avevamo qualcosa come 4 ospedali. Non è più possibile permetterci questo. E quindi questo cambiamento noi lo dobbiamo portare all'attenzione e dobbiamo rifletterci. I nostri sportelli dello SPID sono fondamentali. Ha ragione il compagno Landini quando dice che aprendo il bandone noi apriamo la CGL. Devono dare informazioni, orientamento, devono dare appuntamenti per i nostri servizi. Il tempo è finito, io avrei ancora tante altre cose da dire, però quello che vorrei chiudere è su un aspetto. Vi invito a prendere libertà e leggere l'articolo di fondo della Daniela Cappelli, una grande vertenza. Noi abbiamo da portare avanti questa grande vertenza. Chiudo veramente dicendo una cosa, un'esperienza. Noi parliamo del governo, di un governo di destra, non di centrodestra, un governo culturalmente di destra. E la mia piccola esperienza è stata quella di andare a fare il direttivo nella Lega di Foiano della Chiana, una Lega tra le meglio organizzate che abbiamo nella provincia di Arezzo. Abbiamo eletto il presidente di quel direttivo, vecchio compagno, il presidente. A un certo punto si stava per finire e questo mi fa una domanda vicino, si è avvicinato, era con me alla presidenza, e mi dice: senti, io ho, te che conosci un po' questa roba, me l'ha detto in un altro modo, ma non lo posso dire. Il mio figliolo lavora come dipendente, guadagna lordo circa 60.000 euro l'anno, perché è un dirigente, insomma una buona azienda, ma che dici se prende la partita IVA e si mette in proprio? Io lo guardo e dico: ma questa roba l'ha fatta la Meloni, sì, che dici, mi dà la risposta, Meloni o non Meloni. Lui oggi paga il 37% di tasse, se si mette in proprio paga il 15%. Questo qui insegna a tutti noi a fare i calcoli, ha fatto già il conto e voleva il mio avallo perché gli piaceva, ero lì. Dico: guarda, quando si va fuori se ne parla. Noi dobbiamo parlare di queste cose. Al tuo figliolo compragli la pistola, che è meglio forse. Perché? Perché te ora sei affascinato da questo 37% che va al 15%, ma l'hai capito cosa succede nella pensione? Ma l'hai capito che questo è il modo liberale? Io non sono mai stato concettualmente un liberale, ma l'hai capito cosa succede nel sistema sociale di questo paese? Cioè fanno una rivoluzione che ci passa sopra la testa e che distrugge lo Stato sociale e che distrugge le entrate
fiscali in questo paese, e qui noi bisogna riflettere con le cose concrete. Penso che lui farà un ragionamento diverso col suo figliolo. Grazie Giancarlo. Allora, modifico un po' qui l'ordine perché ci sono in corso le riunioni delle commissioni, alcuni compagni e compagne sono lì impegnati. Ora la parola a Lenzo Nino e si prepara Alicia Mataresi. Buonasera ai compagni. Io, se mi permettete, in questi 5 minuti che ho a disposizione, cercherò di iniziare con un aspetto ironico, e cioè, se i socialisti nel 21 in questa sala avessero organizzato il congresso come l'abbiamo organizzato noi al mattino stamattina, probabilmente il PC non sarebbe nato. Scusate di questa ironia, ma certamente, dal mio punto di vista, ci sono aspetti che andrebbero meglio approfonditi, e vanno approfonditi da parte della nostra organizzazione, dando la parola ai nostri iscritti. In realtà noi pecchiamo rispetto a questo elemento di considerare gli aspetti che hanno riguardato il congresso come un aspetto fortemente democratico. Certamente sì, ma il congresso ha mostrato una faccia abbastanza preoccupante per noi come organizzazione. Da una parte la bassissima partecipazione in maniera evidente. Io ho cercato di sostenere la CGIL da un punto di vista diverso, ho espresso attraverso la mia maremma nelle assemblee sindacali la posizione del documento 2. Certamente io sono consapevole che i nostri risultati sono stati modestissimi, molto modesti, all'interno però di un risultato complessivo che ha riguardato tutta l'organizzazione abbastanza carente dal punto di vista delle percentuali. Cioè, noi siamo una minoranza, mi permetto di sottolineare, una minoranza che governa una grossa organizzazione, e siamo per di più in difficoltà rispetto a un elemento, voglio citarlo perché Gramolati, che ha il mio apprezzamento da quando dirigeva la FIOM, è venuto a Grosseto e ha detto una cosa che a me ha colpito, voglio ripeterla e poi mi avvio alla conclusione. Ha detto, ma lui però non l'ha approfondita, ma noi siamo un sindacato di sindacalisti o un sindacato di lavoratori? Io aggiungerei, noi siamo un sindacato di sindacalisti e un sindacato di pensionati. Non me ne vogliono i pensionati, cioè, cosa voglio dire, non me ne vogliano. Noi abbiamo una visione della realtà piuttosto difficoltosa rispetto a quelli che sono i reali problemi che attanagliano il mondo del lavoro e che attanaglia il nostro paese. Quindi da questo punto di vista la nostra organizzazione deve fare un salto di qualità, deve cambiare. Il cambiare non significa stendere documenti, fare solo delle proposte che sono già positive. Significa anche mettere in campo le azioni. Ma sorge spontanea una domanda. Ma come noi riusciremo a mettere in campo tutto quello che elaboriamo giorno dopo giorno se non sorretto da qualcosa di concreto che nasce da un rapporto con il governo da una parte, con l'imprenditoria dall'altra parte, in termini conflittuali? Ma come si pensa di portare a casa e di, come dire, rappresentare un'organizzazione di sinistra come la nostra
senza che noi, come dire, muoviamo un dito sul piano politico, mentre concentriamo la nostra attenzione sui servizi, perché pensiamo che i servizi ci consentono di approntare l'aspetto politico. Io nutro dei dubbi su questo e quindi mi aspetto da questo congresso una rivoluzione, chiamiamola così. Nel 21 in questa sede venne fatta, non chiedo una rivoluzione della CGIL, ma almeno dello Spissi. Grazie. Grazie Nino. Lucia Mataresi. Buonasera a tutti. Allora io mi volevo concentrare di più su quel sottotitolo del patto generazionale. I temi che sono stati trattati anche nella relazione di Alessio, quindi le donne, i giovani, la legalità, la memoria, sono i temi del nostro sindacato e che affronta poi quotidianamente, l'affronta in modo sistematico. Questo rafforza l'identità del sindacato rendendolo sempre più un punto di riferimento per i pensionati, ma rappresentano anche un collante tra generazioni diverse. Sono grandi temi affrontati anche da giovani, studenti, che si rendono protagonisti delle trasformazioni in atto nella nostra società e che dobbiamo capire, partecipare con loro al cambiamento per costruire insieme una società più inclusiva. La memoria che appartiene alla generazione più matura è in questa fase politica quanto mai importante. La trasmissione ai giovani della nostra storia e dei valori contenuti nella Costituzione è il modo più efficace per contrastare l'ingerenza dei ministri di questo governo e, come ad esempio, il governo, il ministro dell'istruzione e del merito. Le scelte degli studenti e del loro percorso formativo vengono in qualche modo orientate secondo i dettami dell'economia e per un inserimento precoce nel mondo del lavoro, disincentivandoli dagli studi universitari. La scuola deve fornire gli strumenti necessari per conoscere se stessi e la realtà, per definire i propri obiettivi civili, formativi e lavorativi, strumenti che dovrebbero favorire gli studenti nell'assunzione di decisioni autonome, responsabili e gestire i cambiamenti in modo positivo. Spetta dunque a noi colmare eventuali lacune attraverso la memoria storica. La mancanza di memoria riguarda soprattutto la conquista dei diritti e molte delle libertà di cui godiamo e che sono state ottenute a caro prezzo. Gli anziani sono la memoria vivente, la memoria è fondamentale, è importante. La memoria non rappresenta solo un'immagine di qualcosa che è stato, ma ne fissa l'idea, generando cultura, conoscenza e alimenta la riflessione. La memoria fa sì che la storia narrata attraverso quell'idea non si ripeta e allora i pensionati attraverso il collante della memoria devono unire le generazioni, ma tutto ciò deve essere alimentato e concretizzato attraverso iniziative che vedono coinvolte in primo luogo le leghe territoriali. Riappropriarsi del valore sociale della propria memoria, delle proprie storie di vita, aiuta a creare percorsi di sensibilizzazione verso tematiche molte volte perse nel dimenticatoio. Iniziative per valorizzare lo scambio intergenerazionale attraverso la possibilità di confronti tra anziani e giovani. I giovani sanno fare cose che gli anziani non hanno mai provato a fare o non sanno fare più. E gli anziani hanno però un patrimonio di storie e di esperienza che i giovani non hanno avuto modo di accumulare. E tempo, soprattutto. La scuola del popolo è un mezzo per appropriarsi dei tempi e spazi, per lo scambio di saperi, per riflettere sui problemi sociali e motivare alla vita politica. L'apprendimento degli adulti utilizza la memoria storica come strumento formativo. Nello stesso tempo la memoria storica rappresenta un aiuto per gli studenti nella scoperta e trasmissione delle loro identità individuali e collettive. Dobbiamo essere solidali e partecipi nella conduzione di una politica di contrasto all'entrata precoce degli studenti nei luoghi di lavoro con il PCTO, la famosa alternanza scuola-lavoro, al lavoro nero, alla precarizzazione del lavoro e lottare per un diritto al lavoro in sicurezza ed un salario dignitoso e la ricostruzione di un sistema previdenziale solidale e sostenibile capace di assicurare a tutti una pensione adeguata.
Finisco in anticipo anche l'intervento con una frase di Liliana Segre, che dice: coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta in un mondo di ingiustizie e di sofferenze a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare. Grazie. Grazie Licia. Adesso Mauro Bondielli di Massa. Prima di dare la parola a Mauro, vi volevo ricordare, all'interno della cartella trovate un contributo, cioè una scheda fatta dall'Inca regionale, contributo del compagno Sandro Renzoni, coordinatore regionale dell'Inca, che non può essere con noi causa problemi di salute, per cui ci manda un saluto, c'è il suo contributo lì all'interno e noi lo ringraziamo e lo salutiamo. È il primo congresso da pensionato a cui partecipo e ho partecipato a diverse assemblee nel mio territorio e devo riconoscere che c'è stata una buona partecipazione, anche in considerazione del fatto della composizione, diciamo, organizzativa e strutturale del nostro sindacato. Quindi un buon dibattito e ho trovato un'organizzazione molto motivata, molto vivace, dove sono stati trattati temi non tanto di categoria, ma anche di attualità e di rilevanza più generale. Quindi analisi molto puntuali e di alto spessore politico, che non sempre riscontriamo nel dibattito presente nelle categorie degli attivi. I temi più ricorrenti sono quelli che ovviamente conosciamo: la guerra in primo luogo, dove è emersa una forte contrarietà tra tutti i nostri iscritti e quindi la necessità comunque che ci siano forti iniziative per fermare questo massacro che è in corso. Poi le questioni che riguardano il lavoro dei giovani, la precarietà, i bassi salari e che fanno emergere il problema della redistribuzione della ricchezza in questo Paese e quindi un sistema contrattuale che presenta delle gravi debolezze. Lo abbiamo notato, insomma, ormai i raffronti tutti i giorni emergono in qualsiasi discussione. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e quindi su questo poi c'è necessità di intervenire al più presto. E io non credo che sia tutto da rimandare ad una legge dello Stato dove venga fissato una retribuzione oraria minima per legge, ma è una funzione nostra come sindacato che dobbiamo rilanciare e quindi rilancio della contrattazione in tutti i sensi. Poi ovviamente ci sono stati i temi più di categoria, lo stato sociale, in particolare la sanità, le pensioni, ricordando ovviamente che sul sistema previdenziale abbiamo una nostra piattaforma che non possiamo lasciare lì e riprendere ogni tanto. Su questo dobbiamo insistere fortemente. Le nostre rivendicazioni che vanno appunto dall'istituzione della quattordicesima per tutti e la pensione di garanzia per i giovani sono questioni che non possono essere così sballottate ogni tanto e farci qualche iniziativa sopra quando si presenta l'occasione. Quindi su questo c'è un forte interesse e soprattutto anche sulle questioni della sanità che anche in questa sede abbiamo citato. Liste d'attesa, necessità insomma di avere tempi più brevi della cura,
il ruolo dei medici di famiglia, le case di comunità, eccetera, eccetera. E comunque fermare senza mezzi termini quel processo che è in corso, che ci sta portando sempre più verso la sanità privata. Poi viene anche rimarcato il ruolo delle leghe, le leghe dello SPI, che sono un importante luogo in cui noi abbiamo la possibilità di incontrare e di confrontarci non solo con i nostri iscritti, ma con tutti i cittadini. E su questo l'erogazione dei servizi è fondamentale, c'è poco da fare. La marea di servizi che ci sono richiesti ormai richiedono compagni e compagne molto specializzati, insomma, che siano anche professionalmente qualificati, perché non si tratta più di dare smistare l'appuntamento per un servizio o per l'altro, occorrono risposte sempre più importanti e qualificate, e anche far capire quello che stiamo facendo, perché al di là di come insegnare a pagare le tasse oppure a contattare l'INPS o fissare l'appuntamento con SLASD, noi dobbiamo anche spiegare quello che stiamo facendo per migliorare questo genere di servizi a cui tutti noi abbiamo diritto. Considerando che poi non tutte le leghe sono uguali, non tutti i sindacati di pensionati nel territorio sono uguali, ma derivano anche da tante difficoltà e criticità che sono presenti nelle stesse camere del lavoro. Quindi chi ovviamente prepara, le camere del lavoro che preparano in qualche modo questa situazione nello SPI, chi ha un buon corpo organizzativo nel territorio, poi automaticamente riesce a trasferirlo anche nello SPI. E devo dire, insomma, che per quanto riguarda il nostro territorio le cose in qualche modo stanno migliorando, nel senso che intanto c'è stato un buon rinnovo generazionale, compagni, insomma, che in questi anni, compagni e compagni che sono usciti dal mondo del lavoro e che hanno formato un buon gruppo e in questo modo stanno rilanciando l'iniziativa nel territorio. E dico la verità che, insomma, si stanno facendo iniziative molto importanti. Però, ripeto, secondo me non sono più irrinviabili alcuni temi che riguardano il rilancio della nostra iniziativa sulla previdenza e sulla sanità. Lì, su questo, ovviamente, si gioca un po' tutto il nostro futuro di sindacato dei pensionati, ma anche della stessa CGIL. Grazie Mauro. La parola a Senesi Maddalena. Dopo l'intervento di Maddalena invito Silvia Mozzorecchi a riferire per la Commissione Verifica Poteri, visto che si pensa stasera di riuscire a votare per gli organismi, per cui abbiamo la necessità di avere anche il bollo della validità del congresso. Grazie. Bene. Cercherò, sicuramente starò nei 7 minuti. Dunque, volevo ricordare a me stessa, ma anche a tutti, che noi siamo quelle ragazze e quei ragazzi degli anni 70 che hanno portato in quegli anni a qualcosa di meraviglioso nei diritti civili e soprattutto a quel servizio sanitario pubblico universale che faceva della prevenzione, della cura e della riabilitazione i suoi punti essenziali. Bene, negli anni quei 3 punti essenziali e quel servizio pubblico universale si è venuto un pochino a perdere, anzi molto direi, per mancanza comunque di finanziamenti, per una programmazione anche dell'università che tendeva a diminuire le borse di studio, alla questione di una programmazione che poi ci ha portato negli anni a vedere la carenza comunque del personale, che si è acuita ancora di più negli anni, perché ricordo a me stessa e a voi
che ancora adesso non si può superare il tetto di spesa del 2004, addirittura ridotto dell'1,7% per l'assunzione di personale pubblico nel servizio sanitario pubblico. Bene, questa situazione però io credo che nell'ultimo periodo, per esempio, e mi riferisco al governo antecedente a questo, quindi col ministro Speranza e il ministro Orlando al welfare, abbiamo fatto sì che il Fondo Nazionale aumentasse di 10 miliardi e che comunque si tornasse a parlare di prevenzione, di cura, di riabilitazione di territorio. Grazie alla pandemia, non lo so, è un modo ironico di dire grazie alla pandemia, ma sicuramente è un modo diverso di interpretare quel che era il sentire la salute nel nostro territorio. Bene, adesso non è più, noi abbiamo lottato fortemente insieme alla nostra regione, che devo dire che ha fatto sempre dell'integrazione sociosanitaria e socioassistenziale un punto di forza, che ha fatto un punto di forza anche nell'assistenza territoriale, che ha creato quella continuità ospedale-territorio e quella medicina d'iniziativa che noi stiamo portando avanti e vorremmo fortemente finalizzata nelle case di comunità. Vicino quindi noi, le parole che noi sindacato sentiamo e che grazie al lavoro dei nostri dipartimenti a livello nazionale, regionale e poi territoriale, che ha un sentire comune, ci siamo costruiti, ci fa sentire che abbiamo ragione noi nell'impostare così le cose. E riteniamo che la parola comunità, la parola integrazione sociosanitaria e socioassistenziale, domiciliarità, prossimità sono dei termini che ci appartengono e dietro a questi termini noi abbiamo messo le azioni, casa in buona compagnia, connessi in buona compagnia e quindi la telemedicina, il telemonitoraggio, tutte quelle questioni che soprattutto per l'area interna, che io conosco bene venendo dalla Val Tiberina e quindi dalla provincia d'Arezzo, comprendo che noi siamo in grado di lavorarci e ottenere anche dei risultati. Sono azioni concrete. Ecco, l'altro punto che appartiene al nostro sindacato è la concretezza delle idee e delle azioni. Quindi io credo che noi ragazzi degli anni 70, che adesso non lo siamo più, ma che portiamo dietro tutta quella passione e quella forza che ci ha fatto vedere insieme gli operai delle fabbriche, le donne, gli studenti delle università, le studentesse, in un unico progetto, che era quello che appunto ci ha fatto vedere quelle leggi nascere e poi perdersi un pochino nel tempo, ma noi le vogliamo riconquistare in un momento difficilissimo, in cui questo governo sicuramente non ci aiuta, ma intanto utilizziamo per esempio la legge della non autosufficienza, la legge quadro, spingiamo perché venga portato nell'iter parlamentare e utilizziamo nel frattempo per esempio per la non autosufficienza quel piano triennale sulla non autosufficienza approvato appunto dal governo precedente a questo, ritorno a dire, Speranza e Orlando, i ministri, in cui ci vede che vicino ai LEA, quindi livelli essenziali di assistenza a livello sanitario, abbiamo anche i LEPS, che sono i livelli essenziali delle prestazioni sociali uniche in tutto il territorio nazionale. Credo che possiamo comunque avere e abbiamo gli strumenti e la passione perché le azioni che abbiamo in mente, che abbiamo messo in campo, abbiano una possibilità di risposta. Andiamo oltre noi, io dico sempre, vuol dire abbiamo masticato tra di noi tutto questo percorso e siamo uniti, portiamolo di fronte alla nostra gente che ha tanto bisogno. Facciamogli capire che un punto unico di accesso noi glielo daremo per le prestazioni
e andiamo a trattare con quei sindaci che ancora riluttanti non ci danno le risposte che vorremmo nella contrattazione sociale, e lì noi affronteremo il problema con la forza e la chiarezza che ci appartiene, anche con le vertenze, perché no? E quindi alla nostra gente gli riporteremo quello che comunque abbiamo fatto e intendiamo fare. Grazie. Grazie Maddalena. La parola a Silvia Mozzorecchi per la Commissione Verifica Poteri. 12° congresso SPI-CGIL Toscana. La Commissione Verifica Poteri è composta da Anna della Ragione, Fiocchi Carla, Silvia Mozzorecchi. La platea di riferimento è composta da 189 delegate e delegati, di cui 184 delegate e delegate del documento 1 e 5 delegate e delegati del documento 2. Oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, sono presenti 177 delegate e delegati, pari al 93,65% della platea congressuale. Di questi, 85 donne, pari a 48,02%, e 92 uomini, pari al 51,98%. La Commissione Verifica Poteri, accertati che tutti i presenti sono iscritti e che sono state rispettate le norme statutarie e regolamentari sulla composizione della platea, dichiara il congresso valido. Domani, la seconda giornata, vi daremo il dato definitivo. Grazie. Rimaniamo all'interno della stessa commissione, visto che i lavori l'ha finiti, gli altri stanno lavorando. Anna della Ragione per l'intervento. Poi tanti se non finiscano, siamo fermi. Bene, salve a tutti. Allora, io volevo iniziare con una questione molto concreta, operativa, rispetto all'autonomia differenziata. Diciamo, questo ho visto con piacere che è un argomento abbastanza rielaborato e anche assimilato. Quindi, secondo me, a questo punto, vista la gravità della situazione, visto che penso tutti sappiate l'accelerata che c'è stata rispetto a questa questione. Scusa Anna, ti aiuto a farti sentire perché sennò. Ah, ok. Dicevo, visto l'accelerata che c'è in questo momento rispetto alla proposta di legge che ha preso veramente la rincorsa con questo governo, c'è la necessità di mobilitarsi in maniera un pochino più concreta, e mi riferisco alla raccolta di firme che è stata lanciata dalla FLC-CGIL, ma che è diciamo rivolta a tutto il sindacato per il referendum, in modo che questa legge venga perlomeno discussa in Parlamento. Cioè, siamo in una situazione, diciamo, cosa vuol dire lo sapete già, insomma l'hanno detto tutti, però adesso c'è proprio bisogno di cominciare a muoversi perché c'è poco tempo. Cioè, sembrava che ce ne fosse, ma come voi sapete, quando si comincia a fare le cose e ci sembra di aver tempo, poi prima che ci siamo organizzati il tempo vola. E quindi, insomma, chiederei a questo congresso di cominciare a mettere in piedi, diciamo, operativamente e concretamente la raccolta di firme. Per esempio, sarebbe utile coinvolgere anche i comuni, in modo che si possa raccogliere, come si fa regolarmente con altri referendum, anche, diciamo, in maniera cartacea, no? Perché adesso, insomma, la raccolta viene fatta con lo SPID, eccetera. Quindi questa era una questione che mi stava a cuore mettere in campo. Poi volevo anche fare una riflessione sulla questione di genere,
che molti hanno sollevato, ma che io volevo porre in un'altra prospettiva. Cioè, intanto, la questione della violenza. La questione della violenza di genere, a mio parere, scusate, non è un problema delle donne, è un problema degli uomini. E credo che le magliette con scritto, la scritta che è stata detta, no? La violenza sulle donne, insomma, è un problema per tutti, cioè questo non siamo noi che ce lo dobbiamo indossare, ecco. E anche da questo punto di vista non è nemmeno, cioè ci dobbiamo anche domandare come mai quando arriviamo, per esempio, in un congresso come questo, che siamo tutti pensionati e pensionate, diciamo, c'è un po' il resoconto di tutta una vita e vediamo che l'attivismo delle donne o la posizione, diciamo, negli organismi dirigenti delle donne è sempre più carente. Questo vuol dire che anche nel nostro sindacato, nonostante le buone intenzioni, continua a esserci una cultura e un modo di affrontare questo problema, diciamo, in maniera un po' più forse strumentale, ecco, non, senza andare alla radice di quelle che sono le dinamiche che poi portano le donne a non avere le stesse opportunità che hanno gli uomini. Dico anche proprio nella vita politica e nella vita sindacale. Un'ultima cosa, perché è una questione che mi tocca molto dal punto di vista emotivo, la questione che ho visto affrontata in tutti e due i documenti, ed è la questione della guerra. Cioè, io penso che su questa questione nessuno dei due documenti ha approfondito come, secondo me, ci sarebbe bisogno, diciamo, il nostro atteggiamento rispetto a questa guerra, perché diciamo, siamo genericamente per la pace, però secondo me avremmo dovuto approfondire di più questa discussione, anche perché i documenti sono partiti, diciamo, in una fase in cui la guerra era appena iniziata e purtroppo questa cosa sta andando avanti. E una critica che faccio, a parte questo, di non aver approfondito a sufficienza questo problema, che è un problema enorme, perché, diciamo, riguarda anche la nostra storia come paese. Anche noi ci siamo passati, no? Non tanto tempo fa, in una guerra mondiale, in maniera più diretta, voglio dire. A parte questo, sento moltissimo la necessità invece di fare anche una riflessione sugli elementi di solidarietà che potremmo portare avanti come sindacato, perché molte associazioni si sono mobilitate a sostegno delle popolazioni che in questo momento soffrono la guerra, ma dal punto di vista sindacale facciamo poco. E voi sapete, no, che l'altro giorno è stato bombardato un condominio, sono morte tantissime persone, civili, bambini, donne, vecchi, queste cose qui a me toccano molto emotivamente e mi piace anche in questa assemblea ricordarlo a tutti, che diciamo, il nostro sentimento sia solidale verso chi in questo momento sta soffrendo questa situazione. Avevo detto che era l'ultima cosa, invece non è vero. Se ho tempo, non lo so. Lì, guarda. Quanto ho? 38 secondi? 30 secondi, dai. Allora, velocemente dico solo questo. Che rispetto al congresso, insomma, ci sono stati due documenti. Ecco, io sarei stata più felice se ce ne fossero stati tre o anche quattro, perché ritengo che avere posizioni diverse aiuta la discussione, il dibattito, serve a chiarire le idee a tutti. Grazie. Grazie Anna. Adesso vediamo, ho mandato un messaggio alle commissioni, ma non credo in sala ancora
Maria Borsobra che Andrea, penso che siano ancora in commissione, per cui nel caso e Marisa Grilli sono in commissione, gli ho mandato un messaggio, se qualcuno si libera e viene, che da un altro paio, ma che hanno chiesto di intervenire. C'è qui uno, guarda. Domani. Volevi intervenire? Chi sta arrivando? No. Aspettiamo. Ma che maschietti, aspettiamo 5 minuti e vediamo se ci rispondono. Cioè, praticamente tutti lì devono intervenire, non ci sono. A che è tanto delle cose che bisognerebbe cambiare? Perché siamo stati bravi, scorre tutto velocemente. Da Boni. Allora, mentre attendiamo, diamo la parola al compagno Nino Indelicato che ci fa una comunicazione di servizio. Vedo là a qualche chilometro di distanza. Non è pensionato, va più lento. I pensionati sono più veloci. La velocità non esagera, E vabbè, dai, bisogna. Non prenderò molto tempo, anzi sarò velocissimo, è semplicemente una comunicazione giusto per dire quello che era stato fatto, come diceva stamattina Alessio, facciamo delle cose e proviamo a raccontarle un po', ecco. Io penso che questa operazione che è stata fatta e che consiste praticamente in una polizza infortuni per tutti gli iscritti alla CGIL e segnatamente poi ovviamente per lo SPI. Questa polizza è una polizza infortuni sul tesseramento e non entro nei dettagli perché sennò diventa una cosa un po' complicata, ma do semplicemente alcune informazioni velocissime. Allora, la polizza è una polizza infortuni, copre caso morte, invalidità permanente, rimborso spese mediche. La polizza praticamente assorbe la precedente polizza che lo SPI aveva già, che era una piccola polizza su un'indennità da infortunio. La cosa importante è che questa è una polizza 24 ore ed è senza limiti di età. Forse qualcuno sa che le polizze vengono normalmente fatte e hanno un limite di età oltre il quale non si va, mentre questa, appunto, come dicevo prima, non ha limite di età. Accanto a questa, che è una polizza ovviamente, come dicevo prima, sul tesseramento, abbiamo praticamente dato l'opportunità, la possibilità di stipulare una seconda polizza a sottoscrizione individuale, anche che alza praticamente i massimali della prima polizza,
e anche quella è senza limiti di età, cioè nel senso che ha un limite d'età, alcune condizioni fino a un limite di 80 anni, e però la polizza può essere sottoscritta anche a un'età superiore agli 80 anni. È stata peggiorata semplicemente alcune condizioni, ma mi sembra che sia complessivamente una buona proposta e nel limite del possibile, ovviamente, come si diceva, come qualcuno ha già stato sottolineato, ha già detto, come dire, prova a dare una risposta, come di, senza andare a intaccare in qualche modo poi quelle che sono le funzioni proprie dell'attività sindacale, però prova a dare una risposta di tipo privatistico a esigenze e bisogni che comunque una categoria come quella dei pensionati ha. Ecco, questa era un po' la mia comunicazione, non penso di aver preso tanto tempo, era semplicemente per portare a conoscenza e informare la platea di quello che il sindacato regionale dello SPI ha fatto per i propri iscritti. Grazie. Grazie Nino. Qualche attimo di riflessione e poi continuiamo. Ora c'è un compagno che ci aveva chiesto, perché sono tre compagni che sono in commissione, e c'era un compagno che ci aveva chiesto di intervenire, però ora se è pronto subito può anche essere che ottimizziamo i tempi. Ora, se ci fornisce la richiesta. Atos Santiccioli, vedete che si ottimizzano i tempi. L'Arezzo. Sì. Sì, io non avevo intenzione di intervenire, però visto questa pausa colgo l'occasione per fare una brevissima riflessione su un tema che è stato toccato molto, che è quello della scusate ma c'ho la voce un po' che è quello della sanità, e in modo particolare sulla riorganizzazione del sistema sanitario territoriale, così come previsto dal DM 77, no Alessio? E dico questo perché diciamo che la pandemia, come ha ricordato la compagna Maddalena Senesi, ha da un lato messo in evidenza quali sono i limiti, le difficoltà, le criticità del nostro sistema sanitario nazionale, ma in particolare del sistema sanitario, della rete dei servizi sanitari territoriali, e però determinando in questo modo anche una spinta a ricercare soluzioni, progetti per superare queste debolezze e queste criticità, potendo anche contare
su dei finanziamenti europei abbastanza consistenti. Sappiamo che l'Italia è uno dei paesi maggiormente beneficiari della Next Generation EU, insomma. E quindi noi dal lato oggi abbiamo molte risorse per investimenti, per realizzare le 1350 case della comunità, i 400 ospedali di comunità, per implementare l'assistenza domiciliare integrata, per la digitalizzazione. Quindi cose importanti e positive. Dall'altro però, come è stato anche ricordato nei vari interventi, noi continua questo definanziamento del Fondo Sanitario Nazionale che va avanti da anni e che però, diciamo, con questo governo ha reso ancora più drastico. Questo definanziamento incide sulla spesa corrente, diciamo, del sistema sanitario, cioè la spesa che serve per personale, eccetera. E quindi questo, come appunto è già stato ricordato, renderà molto difficile riempire di risorse umane le strutture che sono in corso di realizzazione, comunque si realizzeranno. Quindi noi ci troviamo in una situazione, come dire, di transizione, no? Come avrebbe detto qualcuno, il vecchio sta morendo, il nuovo tarda ad arrivare. Una situazione nella quale da un lato appunto ci sono i cittadini, specialmente le categorie sociali più fragili e più deboli, che vivono grandi difficoltà, ad iniziare da dover fare quotidianamente i conti con le liste di attesa che hanno raggiunto livelli insopportabili, inaccettabili, e che rappresentano per questo anche una bella autostrada per le strutture sanitarie, in modo particolare diagnostiche private, che stanno nascendo come funghi. Però comunque bisogna dire, al di là di tutte queste considerazioni, che l'impianto generale della riorganizzazione del sistema sanitario regionale è stato, diciamo, è positiva, diciamo, è un impianto pensato nella maniera giusta, che può rispondere ai bisogni di salute appunto degli anziani, dei malati cronici, che attraverso per esempio il passaggio dalla medicina di attesa alla medicina di iniziativa, attraverso la presa in carico del paziente a 360 gradi, non soltanto per quanto riguarda gli aspetti clinici. E quindi le case della comunità, gli ospedali di comunità, il potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata, la telemedicina rappresentano le strutture, gli strumenti che soddisfano queste cose, che riescono a dare queste Ora, il problema qual è? Il problema è che a me preoccupa molto, è che se non vengono gestite bene le cose, appunto, se non c'è un'inversione di tendenza, continua questo definanziamento del sistema sanitario pubblico e non vengono, diciamo, rispettati gli standard minimi di personale, che sono medici, infermieri, OSS, tecnici, eccetera, appunto il rischio è quello che le zone, come ce ne sono tante in Toscana, che nel recente passato hanno molto investito nella rete dei servizi sanitari territoriali, come ricordava la Maddalena, insomma, anche prima, diciamo, dei finanziamenti che arrivassero dall'Europa. Allora c'è il rischio che queste zone che hanno investito possano subire un arretramento anche rispetto alla situazione attuale, non a quella che potrebbe venire, ma rispetto alla situazione attuale. Allora, il problema qual è? Il problema è che con questo governo questo rischio è ancora più grande con questo governo, perché l'idea che ha questo governo, diciamo, intanto perché questo governo non crede nelle casse della salute, non crede nelle casse della salute, e ha un'idea diversa
di sanità territoriale, questa l'ha detto molto chiaramente un sottosegretario alla sanità, un certo Marcello Gemmato, che ha partecipato recentemente a un convegno qui a Firenze organizzato appunto dall'Associazione Nazionale dei Medici di Medicina Generale, e lui ha utilizzato queste testuali parole: le case della comunità non soddisfano l'esigenza della sanità territoriale, e a questo, dice sempre lui, si aggiunge la mancanza di personale sanitario, poi c'è il problema dei finanziamenti per i prossimi anni. Quindi per il governo la soluzione, secondo questo sottosegretario, sarebbe quello di puntare sulla rete dei medici di medicina generale, riportandoli nei loro studi privati, e di puntare sulla rete delle farmacie, perché evidentemente appunto il modello di sanità territoriale che ha in testa questo governo non è certamente quello toscano e neanche quello dell'Emilia Romagna. Quindi è del tutto chiaro che anche se non potranno stravolgere il PNR, insomma quanto previsto dal PNR, perché ci sono i vincoli europei, però ci proveranno, faranno di tutto per introdurre delle modifiche sostanziali, lo stanno già facendo, ci stanno già tentando per allungare i tempi, per riportarci indietro, questo è il punto. E quindi io credo che nei prossimi anni, se questo governo durerà, come è anche probabile, vista la, come dire, l'inconsistenza e la debolezza delle forze politiche di opposizione, diciamo del centro-sinistra, noi abbiamo molto da lavorare, dobbiamo lavorare molto, e io penso che pur affrontando come dire, le questioni socio-sanitarie in modo confederale, in modo unitario, come è giusto che sia, soprattutto nel territorio, nell'ambito della contrattazione sociale, noi dobbiamo riprendere anche una nostra forte iniziativa come SPI-CGL, perché ne abbiamo l'esperienza, ne abbiamo la competenza, ne abbiamo la capacità, e quindi dobbiamo denunciare e contrastare qualsiasi operazione che impedisca, diciamo, il potenziamento e lo sviluppo della sanità territoriale, che come tutta la sanità deve rimanere pubblica e universale. Grazie. Grazie Atos. La parola a Andrea Brachi, che sta arrivando, non è ancora in sala, ma comunque sta arrivando dalla Commissione. Sì, mentre si aspetta, velocissima. Buonasera compagni e compagne, approfitto di questo vuoto perché gli altri compagni sono impegnati, sì, nelle commissioni. Io sono Alessandra Nocciolini, sono della provincia di Arezzo e sono la coordinatrice del coordinamento donne appunto della provincia di Arezzo. Due cose solo per ribadire quanto siano importanti i coordinamenti donne, anche per riprendere tutte le questioni che sono state già affrontate e raccontate da compagne e compagni rispetto alle questioni cosiddette femminili, che però ovviamente non riguardano soltanto noi donne, ma riguardano gli uomini e le donne. In primis la questione della violenza di genere, prima la compagna ha ribadito quanto questo tema sia un tema da affrontare fra uomini e donne. Quindi esistono dei luoghi dentro il sindacato, appunto il coordinamento donne, dove approfondire queste tematiche e condividerle con i nostri compagni.
Io ritengo che molti dei temi che ancora abbiamo bisogno di affrontare e discutere, i cosiddetti temi femminili, siano, come dire, la causa, siano causate da, prevalentemente da una cultura maschile, da una cultura patriarcale, che ahimè purtroppo la politica non è riuscita ad oggi a, come dire, a scalfire questa cultura. Noi come sindacato, devo dire, siamo avanti rispetto alla cultura e la presenza di noi donne, questo, siamo numerosi anche a questo congresso e non solo al congresso, anche nella partecipazione di tutti i giorni dentro il sindacato, dimostra appunto quanto il sindacato sia avanti rispetto alla politica. Quindi noi dobbiamo agire come soggetto che in qualche modo fa leva e stimola l'attività politica affinché le politiche vengano, come dire, incontro alla risoluzione di questi temi. Abbiamo bisogno di una scuola che, nella quale si affronti di più la questione delle disparità di genere. Abbiamo bisogno di un lavoro e di luoghi di lavoro che rispettino di più la presenza delle donne, la nostra permanenza e quindi la possibilità in età da pensione di avere una pensione adeguata ad una vita giusta. Paghiamo appunto la nostra presenza nei servizi di cura, quindi non abbiamo una vita lavorativa continuativa e quindi alla fine della nostra storia lavorativa abbiamo bisogno spesso di supporti anche economici, spesso dobbiamo anche far fronte a richiedere servizi ai comuni, cosa che non credo che sia giusto e quindi io, come dire, il nostro sindacato in particolare, che sicuramente quello più sensibile, dobbiamo essere presenti e stimolare la politica rispetto a queste tematiche. E quindi ribadisco l'importanza dei nostri coordinamenti donne e tutte le attività che vengono fatte anche per stimolare sempre di più la presenza sia nel sindacato che, come dire, in tutte quelle attività politiche e sociali che hanno a che fare con i diritti e con la vita delle persone. Grazie. Grazie Alessandra. Andrea Brachi, se è rientrato. Sì, è rientrato. Ultimo intervento. Ecco, ultimo intervento e poi diamo la parola alla nostra segretaria generale della CGIL regionale, Dalida Angelini. No, tutte le volte ci diciamo che il congresso è il momento più importante, direi anche più appassionante e coinvolgente della nostra organizzazione, il momento in cui facciamo una verifica del lavoro fatto nei 4 anni precedenti e decidiamo che proposta avanzare al Paese per i prossimi 4 anni. E tutte le volte ci ripetiamo anche che dobbiamo rivedere il percorso congressuale, perché partiamo un anno fa, quasi siamo partiti, è successo di tutto e ancora stiamo a discutere di documenti che in parte sono sorpassati. E anche a Pistoia, come pensionati, abbiamo parlato dei problemi prevalentemente che ci toccano più da vicino, ma, e lo dico con molta franchezza, a Pistoia abbiamo avuto una partecipazione, come qualcuno giustamente ci ha fatto a sottolineare, una partecipazione dolorosa. Noi non abbiamo coinvolto non più del 3% dei nostri iscritti. E un congresso, guardate, dovrebbe servire anche a parlare di questo, a non nascondere i problemi sotto il tappeto, e dovremmo trovare anche le giuste soluzioni, perché se poi non analizziamo questo aspetto e se non mettiamo in campo formazione sindacale, scuola sindacale, in un futuro non molto lontano noi rischiamo di avere non solo gli iscritti che non sono più legati al quadrato rosso della CGIL, ma avremo anche delegati e il gruppo dirigente che avranno poco da spartire con la nostra storia e con i nostri ideali. E l'altra cosa che dovremo riuscire a fare
e che ci promettiamo tutte le volte, fatemelo dire con franchezza, è riuscire a non permettere che le cose che scriviamo nei documenti congressuali non siano poi vincolanti per tutto il gruppo dirigente, da quello nazionale a quello regionale a quello territoriale. Non possiamo davvero accettare che scelte fatte dopo un percorso congressuale siano stravolte nei fatti. E non è la prima volta, per esempio, che scriviamo nei documenti congressuali che la sanità integrativa non deve essere sostitutiva del sistema sanitario pubblico. E poi nei fatti facciamo altro. Molte volte abbiamo scritto e detto che le risorse si devono spostare dal livello nazionale, regionale al territorio. I cambiamenti sono stati fatti, mi riferisco anche alla Toscana, l'aiuto che il regionale sta dando ai territori è consistente, ma bisogna fare di più, come mille volte abbiamo detto che bisogna diminuire il numero delle categorie, diminuire le istanze congressuali, e non riusciamo a portare a casa queste diversità, queste scelte. E continuiamo a dire che bisognerebbe avere un rapporto diverso con Hauser, Federconsumatori e Sunia. Da noi vengano iscritti che dicono vengo da voi e mi chiedete la tessera, vo all'Hauser e mi chiedono la tessera, vo alla Federconsumatori mi chiedono la tessera, vo al Sunia mi chiedono la tessera, sapete il che? E non riusciamo anche qui a affrontare il problema. Ora, siccome lo diceva benissimo Alessio nella sua relazione, che la situazione è estremamente grave e difficile, bisogna su queste cose fare un salto di qualità e riuscire a essere più coerenti con le cose che scriviamo. Perché siamo in un momento dove abbiamo la destra al governo, che è la destra in parte rimasta anche a Saluti Romani, una destra cattiva, una destra che pensa di continuare a parlare alla pancia della gente, una destra che taglia 3 miliardi e 700 milioni dalla rivalutazione dei pensionati, delle pensioni, una destra che fa una guerra contro i migranti. Guardate, la dico così, è facile fare forti con i deboli, è facile parlare alla pancia della gente, di fronte a uomini e donne che fuggono dalle guerre, dalla fame, dalla disperazione, donne, uomini, bambini che cercano un paese dove vivere senza paura, senza morire di fame, e noi, il mondo occidentale, con la sua ipocrisia, li lascia in mano agli scafisti, li lascia in mano ai lager della Libia, li lascia abbandonati alle frontiere dei Balcani, senza poi fare davvero molto. Molti hanno ricordato il dramma del popolo afghano e delle donne e dei giovani in Iran, e delle giovani in Iran. Perché guardate, dobbiamo continuare. Capisco che sono parole d'ordine che sembrano lontane, ma dobbiamo continuare a dire tutti insieme che la povertà non è un reato, che è un crimine la povertà contro la dignità delle persone, contro la civiltà, e l'immigrazione non è un reato perché la speranza non può essere un reato, non si può perseguire la ricerca di una vita migliore. Per cui abbiamo bisogno di continuare il lavoro che facciamo tutti i giorni nelle leghe, negli SPI, a livello regionale e nazionale. E bisogna continuare nella lotta che soprattutto lo SPI sta facendo per tutelare i pensionati. Guardate, almeno a Pistoia, ma io credo che sia un problema di tutti i territori, molti pensionati, molti iscritti vengono da noi dicendo che hanno problemi a pagare le bollette e l'energia, che devono fare una scelta fra pagare l'affitto o mangiare in maniera decente o riscaldare la propria abitazione in maniera decente. E allora bisogna prevedere il divieto per le aziende energetiche di sospendere l'erogazione ai clienti in difficoltà, introdurre limiti al prezzo delle bollette energetiche e una tassa sui profitti eccessivi che queste aziende stanno ottenendo molte volte attivando una vera e propria speculazione. Io credo che la posizione anche dello SPI della Toscana sia estremamente positiva e intelligente sulle comunità energetiche.
Anche lo SPI nazionale ha iniziato questo percorso e credo ci dovremo lavorare molto di più, perché avremo davvero di fronte a noi un periodo estremamente, estremamente difficile. Chiudo per via del tempo, del poco tempo. Noi dobbiamo continuare a essere consapevoli che non siamo una società di servizi, non siamo dei commercialisti, perché se pensiamo solo di dare servizi, di fare denunce dei redditi o altro, alla lunga saremmo perdenti. Noi dovremo continuare a parlare alla nostra gente dei nostri valori e della nostra storia. Siamo un sindacato confederale, che è una cosa molto più complessa e difficile, ma anche molto più affascinante e coinvolgente. E dobbiamo sentire questa come la nostra vera dimensione. Poi vanno bene i servizi, ma noi abbiamo valori e un cuore. E guardate, come ho detto al congresso dello SPI di Pistoia, ricordando una frase, secondo me bellissima, di Elsa Morante, che anni fa diceva: hanno trasformato il lavoro degli altri in titoli di borsa, i campi della terra in rendita e tutti i valori reali della vita umana, l'arte, l'amore, l'amicizia, la salute, in merci da comprare e incassare. Ecco, in questa frase io vedo riassunta drammaticamente la nostra società moderna. E affinché si fermi questa situazione, c'è bisogno dello SPI, c'è bisogno della CGIL, c'è bisogno del nostro lavoro, c'è il bisogno di sentirsi parte di un collettivo, perché quando ci siamo iscritti alla CGIL noi abbiamo compiuto una scelta di appartenenza, abbiamo operato davvero una scelta convinti che la nostra individualità poteva arricchirsi e può arricchirsi e si arricchisce ancora di più all'interno della nostra organizzazione. Ricordo sempre di Vittorio che diceva che un piccolo rivolo serve a ingrossare il grande fiume, a renderlo travolgente, e così anche il contributo di ogni singolo militante, di ogni singolo volontario delle leghe serve a rafforzare la grande famiglia della CGIL e dello SPI. Io credo che dobbiamo tenere sempre a mente questa lezione, questa grandissima lezione, e continuare a fare il lavoro che con fatica ma con grande amore facciamo tutti i giorni. Grazie. Bene, prima di dare la parola a Dalida per l'intervento conclusivo della giornata, lavoro le commissioni, siccome hanno lavorato, Fulvio Tanini ci riferisce per la commissione elettorale. Buonasera, la commissione elettorale si è riunita, poi domattina faremo un'ulteriore riunione, però abbiamo bisogno di mettere in votazione il numero dell'Assemblea Generale e del Direttivo. Noi proponiamo al Congresso un'Assemblea Generale di 90 tra compagni e compagne e di 78 del Direttivo. Siamo in votazione, credo, prima uno e poi un altro, penso. Sì, vai Presidente. Allora, per l'Assemblea Generale, chi è d'accordo rispetto al numero sul quale c'è l'accordo naturalmente la Commissione? D'accordo? Giù? Contrari? Un contrario, astenuti, un contrario. Sul direttivo, ho votato l'assemblea, sul direttivo chi è d'accordo? Contrari? È contrario o d'accordo? Siccome non si vede, diteci se c'è un contrario. Microfono, ce l'hai davanti il microfono, se uno giri... Davanti, accanto ai Calosi, chi è? D'accordo o contrario? Allora, all'unanimità, i numeri proposti sono approvati dall'Assemblea all'unanimità. Poi domani,
quando avremo l'elenco dei nominativi saranno esposti e ci saranno le operazioni di voto. A questo punto la parola a Dalida Angelini. Se... Dite. Allora, per la commissione politica ci si, per chi non c'era, Giancarlo non c'era, noi abbiamo finito l'80% degli ordini del giorno. Ci ritroviamo dopo l'intervento di Dalida, chiudiamo gli ordini del giorno. Domani mattina alle 9 ci ritroviamo per la definizione del documento politico. Se perde l'Inter, mi beh, finalmente la parola a Dalida. Le scarpe ha messo di nuovo. No, ora. Non si vede nulla. Allora, intanto permettetemi, poi arrivo, come dire, a ringraziare sulle questioni che mi riguardano, ma soprattutto ringraziare Alessio e tutto lo SPI per aver fatto il congresso in questo luogo, che è un luogo che ci ricorda tante cose, è un luogo di storia, di memoria. E io credo che questo oggi sia più importante che mai, proprio per il contesto, per la situazione che viviamo e di cui, ahimè, per i fatti che accadono e che sono accaduti anche alla nostra organizzazione, ahimè, ma che ci dicono ovviamente di come sta andando il mondo. Mi verrebbe da dire che siamo davvero in un mondo all'incontrario da questo punto di vista, però capovolto. E noi però ci battiamo, ovviamente ci battiamo soprattutto per provare a far cambiare, a cambiare questa società, a cambiare questo mondo. È complicato, è molto difficile e soprattutto siamo soli, maledettamente soli da questo punto di vista. E però voglio andare per ordine. Allora, io tanto penso che noi stiamo raggiungendo, diciamo così, stiamo finendo il percorso che ha riguardato la Toscana per ciò che riguarda il congresso. Io penso che abbiamo discusso durante le assemblee sulla base dei documenti che sono stati presentati e il responso di quelle assemblee è stato un responso molto chiaro da questo punto di vista. Si sono confrontati due documenti, c'è una linea chiara che sarà la linea che l'organizzazione tutta si dovrà impegnare a portarla avanti. Questo non significa, come dire, non discutere e, come dire, non far tesoro anche delle discussioni, anche diverse, che noi abbiamo avuto, però diciamo che il percorso ci consegna questo risultato, che io credo che sia un risultato importante e che ci dice non solo quello che dovremmo fare e quali sono gli elementi fondamentali su come andare avanti, ma ci dice un po' anche della storia, in qualche modo, che dei 4 anni precedenti. E lo dico perché credo che questo debba essere un elemento su cui ognuno di noi deve fare riferimento. Io penso anche che però, come già Alessio, la relazione di Alessio, ma anche alcuni interventi l'hanno ripresa, io penso che però in questa fase, anche nella fase che ci accompagna al congresso della CGIL Toscana, ma successivamente anche a quelle delle categorie nazionali e al congresso della CGIL nazionale, io penso che noi abbiamo bisogno anche di fare alcune riflessioni su come siamo fatti, sulle regole e anche i riti che noi mettiamo in campo ogni 4 anni. Ma non solo questo, perché si potrebbe ragionare di tutte le campagne che si fanno, quindi non mi voglio limitare alla questione del congresso. Io penso che noi, nonostante tutto e nonostante che bisogna, come dire, essere orgogliosi di quello che noi facciamo durante i congressi, quando facciamo campagne d'assemblee e non solo, io penso però che noi oggi più che mai abbiamo il dovere, se vogliamo davvero preservare questa organizzazione, di fare una discussione vera sul tema della partecipazione. Guardate, compagni e compagni, non può essere che la partecipazione riguarda il mondo che è fuori di noi e non riguarda noi. Cioè, noi nelle assemblee congressuali abbiamo, parlo in Toscana, parlo complessivamente come CGL, abbiamo toccato neanche
il 27, no, il 28% arrotondo degli iscritti a questa organizzazione. Guardate che io penso che ci sia un problema. Perché voglio dire, non sono, è stato un percorso anche faticoso da questo punto di vista. Ma se noi tocchiamo, noi che siamo quella roba anche complessa, che molto spesso siamo anche attaccati, ci dicono che siamo novecenteschi, voglio dire, e noi siamo orgogliosi invece di fare ancora con queste modalità i congressi. Io penso però che ci dobbiamo fare qualche domanda e dobbiamo innovare anche questi meccanismi. Guardate, non sto pensando a superarli, guai, perché altrimenti forse si fa la fine che hanno fatto altri fuori di noi, penso alla politica, penso ai partiti. Penso però che è una domanda che ci dobbiamo fare e insieme alla domanda dobbiamo provare a inserire dei meccanismi che consentano, anche da un punto di vista di comunicazione, che consentano sempre di più alle persone, ai nostri iscritti, di partecipare a momenti che possono essere il congresso, ma possono essere anche campagne specifiche che si decide di mettere in campo in momenti particolari. E non solo, se penso alle categorie degli attivi, penso a piattaforme, a situazioni di questo tipo. Io credo che questa è una delle discussioni che noi bisogna provare a affrontare, durante, subito dopo, perché non serve soltanto al congresso. E io penso che uno degli elementi che può aiutare è anche far vivere, nella prima fase, anche nella stesura dei documenti, dall'inizio quindi, il percorso, come in questo caso il percorso congressuale. Però penso che questo sia un tema che dobbiamo insieme riflettere. Perché questo significa, compagni e compagni, in prima istanza significa preservare questa bellissima organizzazione. Perché guardate, noi avremmo mille difetti, e ce l'abbiamo, no? Avremo, ce l'abbiamo. Potremmo fare l'elenco, non ci interessa l'elenco della spesa, però a me è capitato, per il ruolo che io ricopro, di partecipare a tanti congressi delle categorie regionali soprattutto e a delle camere del lavoro. E io vi posso garantire, per quello che ho partecipato e l'ho visto già anche qua oggi insomma, cioè ci sono tantissimi delegati che magari non hai modo anche di incrociarli durante i direttivi quando vengono fatte l'assemblea generale, con la voglia di partecipare, con la voglia di fare, con tanta passione, con tanto attaccamento e amore a questa organizzazione. E proprio per questo noi abbiamo un compito importante, che è quello di preservarla proprio questa organizzazione. E quindi questo, io credo che insieme alle cose che dobbiamo fare, è una delle questioni su cui non si può sottacere, anzi bisogna davvero rifletterla. Guardate, lo dico perché noi veniamo, che ha a che fare, Alessio lo diceva bene nella relazione, io riprendo soltanto i titoli, noi abbiamo fatto il 16 di dicembre uno sciopero importante, lo abbiamo fatto con la UIL, abbiamo fatto bene a farlo, io sono convinta di quella scelta che abbiamo fatto. Però io penso che se noi guardiamo la Toscana, e lo dico con grande tranquillità, nel senso che a volte le cose si fanno, è giusto farle anche perché c'è, come dire, si deve dare un messaggio, no? Voglio dire, di un certo tipo. E però io penso che vada riflettuta anche quel momento importante. È riuscito questo sciopero? Discutiamo, perché voglio dire, c'è stata una partecipazione, ci sono state manifestazioni fatte importanti che hanno, come dire, che sono state anche efficaci da un punto di vista anche di visione. Ma se noi guardiamo, e parlo dell'insieme della Toscana, non di qualcuno in particolare, forse qualche problema ce l'abbiamo, forse anche qualche problema, compagni e compagni, di comunicazione che abbiamo avuto nel far comprendere e nel comunicare agli altri appunto che c'era questa iniziativa e le ragioni dell'iniziativa, con tutte le difficoltà che ci sono relativamente, ovviamente anche e l'abbiamo misurate anche durante l'assemblea. Quindi io credo che questo fa bene, ecco, questo elemento è un elemento che da una parte fa bene all'organizzazione, da una parte io penso che questo ridà sostanza al tema della partecipazione e anche, se posso permettermi, della militanza a questa organizzazione.
e rafforza, anche qui, rafforza quello che è il carattere democratico della nostra CGIL. Per queste ragioni io penso che sia davvero una riflessione da fare, perché se no non si può criticare, voglio dire, e non si può dire che il 40% dei cittadini di questo paese non vanno a votare, perché probabilmente qualche problema ce lo potremmo avere anche noi, no? E anche qui ci dice anche del modo con cui approcciamo e affrontiamo le questioni, perché mi viene da fare un paragone, no? È vero che il 40% dei cittadini non vanno a votare, ma quando si fanno le RSU nel pubblico impiego il voto arriva al 70-80%, al di là dei candidati che sono nelle nostre liste. Io penso che lì c'è un tema che risponde anche, voglio dire, a quei lavoratori che ci mettono la faccia e che sanno di rappresentare i problemi di quell'azienda. Quindi anche il messaggio, no? E ragionare in questa direzione penso che possa aiutare rispetto al tema, a questo tema che io reputo importante. Ovviamente, dicevo, siamo soli, ma a maggior ragione bisogna fare bisogna mettere in campo questo elemento. Siamo maledettamente soli e io penso che noi ci abbiamo un problema. Alessio diceva: abbiamo portato a casa dei risultati. Domandiamoci come si sta, se si sta meglio o peggio senza quei risultati. L'abbiamo fatti, abbiamo avuto anche un peso perché eravamo uniti da questo punto di vista. Io sono molto d'accordo, tant'è che noi fino all'ultimo dobbiamo tentare, sapendo anche che siamo, se pensa alle organizzazioni sindacali, tre mondi diversi comunque. Dobbiamo tentare fino all'ultimo di provare ad avanzare, a portare avanti delle iniziative e delle proposte di carattere unitario, perché hanno una forza maggiore anche di impatto e di risposta possono avere. E però noi sicuramente in Toscana siamo messi, anche questo lo voglio dire, per storia e non solo, anche in momenti più difficili e complicati noi abbiamo provato a avere una tenuta unitaria da questo punto di vista. Però in un congresso io penso che noi ci dobbiamo dire anche un po' esattamente come stanno le cose. Siccome io penso che l'unità anche tra le organizzazioni si fa sulla base dei valori, sulla base anche dei progetti, no? E si prova insieme ad andare avanti, io penso che ci sono un po' di diversità anche tra le tre organizzazioni sindacali. Ma non lo dico a critica, lo dico per fotografare una situazione. Noi stiamo tenendo un rapporto chiaro con la UIL. Anche qui però voglio essere chiara anche su questo. Io non lo so quanto questa situazione potrà durare. Guardate, faccio questo accenno. Io credo che tutti voi avete letto il giornale, avete sentito la televisione ieri sera, insomma stamani, o la radio. Relativamente allo scandalo che è successo relativo al Qatar, che ovviamente Alessio giustamente diceva attenzione, perché la gravità sta anche nel fatto che si è fatto quell'operazione, al di là di chi l'ha fatta, che anche questo è un problema, ma si è fatto quell'operazione sui diritti dei lavoratori, perché di questo si tratta. Ha deciso di, ovviamente, di parlare, di essere, no, di aiutare, diciamo, per andare a vedere questo percorso. Io non lo so quello che succederà e quanto Visentin sia, come dire, abbia qualche influenza in questa cosa, ma è evidente, lo dico ora perché ne sono convinta, che se questo verrà fuori, io penso che la CGIL, in qualche modo l'ha anche già detta, dovrà chiedere ovviamente che si facciano, cioè che quelle persone, voglio dire quella persona in modo particolare, dia le dimissioni, esca insomma in sostanza da quell'incarico. Io non so la reazione che potrà avere la UIL rispetto a una posizione molto netta di un'organizzazione come la CGIL da questo punto di vista. Lo dico perché quindi ci sono dei fattori e degli elementi che potrebbero anche con questa organizzazione determinare qualche scossone. Con la CISL c'è un'idea di sindacato che non è la nostra, che però anche qui non ci diciamo niente di nuovo, perché se noi guardiamo alla storia, in momenti particolari, in momenti di cambio del governo, a seconda del governo, la CISL ha scelto di essere, come dire, più vicina al governo e quindi di fare delle scelte da un punto di vista sindacale molto diverse. Allora, io penso che noi abbiamo bisogno
di continuare a provare, come dire, a portare a casa, a fare delle scelte che siano scelte di carattere unitario, ma al tempo stesso io penso che però noi abbiamo bisogno anche di mettere in campo davvero dei progetti e delle proposte, anche mettendoci quella radicalità necessaria e quel coraggio necessario che noi, di cui noi siamo capaci e che ovviamente nei momenti anche più difficili siamo stati in grado di provare a mettere in campo. Io non voglio sfuggire ovviamente anche da alcune questioni che Alessio, le cito soltanto velocemente, però Alessio diceva nella sua relazione e sono state riprese anche in alcuni interventi. Allora, io penso che noi abbiamo alcune missioni che sono le missioni principali di un'organizzazione come la CGIL. Premesso che siamo, lo diceva l'ultimo intervento, una confederazione, quindi come dire, non è un elemento, la confederazione è un qualcosa che sta sopra e cerca di determinare o comunque mettere insieme gli interessi collettivi di tutta, ad esempio, di tutte le categorie e cerca di avere anche un interesse generale, appunto, mi sembra che sia uno dei pezzi del vostro congresso, del paese, perché questo è quello che noi dovremmo e vorremmo fare da questo punto di vista tra tutte le difficoltà. Allora, io penso che noi, ad esempio, tra i punti fondamentali della nostra missione c'è il tema della contrattazione. Poi la contrattazione si esplicita a ogni livello, le categorie degli attivi, delle aziende, sappiamo come funzioniamo. Con il sindacato dei pensionati noi agiamo, facciamo una contrattazione, anche con la funzione pubblica, facciamo una contrattazione nel rapporto con la Regione Toscana. Nei territori la fanno con i comuni e non solo. Allora, io penso che noi abbiamo in qualche modo una sfida davanti. La contrattazione, i risultati che anche con l'ultimo protocollo abbiamo portato a casa sono risultati, io credo, importanti, ma quei risultati vanno agiti. Cioè, noi non possiamo pensare di fare buoni accordi con la Regione e poi quegli accordi nel territorio non si applicano, perché non si fa una contrattazione come invece dovrebbe essere fatta. Lo dico perché altrimenti ogni passo in più che si può fare attraverso quella roba si rischia anche che vengano di fatto, che poi vengano superati proprio perché non sono agiti. E qui, compagni e compagni, c'è una responsabilità che non sta in capo a nessuno, ma sta in capo a ognuno di noi da questo punto di vista. Perché noi, Alessio faceva un ragionamento che non si sa neanche, non si riusciamo neanche a informare delle cose che facciamo. È esattamente questo. È esattamente questo. Guardate che cioè non basta andare a fare l'incontro col Bezzini di turno, dico il Bezzini perché è Bezzini, e portare a casa un risultato, o la Spinelli o chiunque sia. Io penso che noi abbiamo bisogno di far vivere, anche attraverso la contrattazione che si fa poi nel singolo territorio, con l'amministrazione di quell'ospedale, di quella, perché se non si fa questo si rischia appunto di non dare vita e gambe a quel lavoro importante che invece è stato fatto e che qui è stato anche, non solo da Alessio, ma anche riconosciuto negli interventi. E guardate, proprio per parlare di sanità, siccome ho detto che non voglio però alcune cose dirle, noi stiamo rischiando parecchio, compagni e compagne. Perché vedete, noi siamo tra le regioni, per dire la verità, poche in Italia, ma che nonostante tutti gli attacchi che io ho avuto anche i primi tempi, perché noi siamo partiti un po' più tardi con la vaccinazione e ho provato anche a livello nazionale a spiegarlo, anche allo SPI ci è capitato, perché noi abbiamo fatto una scelta anche qui e abbiamo fatto una scelta anche qui, una parola che è presente anche nel vostro, nella vostra, una parola che si chiama inclusione, perché noi abbiamo allungato un po' il tempo delle vaccinazioni, quindi partiti un po' più tardi, perché abbiamo consentito ad esempio a tutte le lavoratrici e i lavoratori degli appalti che lavoravano nel servizio sanitario, quindi negli ospedali e non solo, di vaccinarsi, perché loro avevano gli stessi diritti ovviamente del personale medico e in questo periodo ci siamo preparati
per affrontare poi con i medici di famiglia la vaccinazione, in modo particolare anche per le persone, voglio dire, no, anche più anziane. Si è finito prima, appunto, e siamo partiti un po' dopo, però abbiamo raggiunto un numero importante di vaccinazione. Tutto bene, madama la Marchesa? No, compagni e compagni, però questo è il dato di fatto. E l'abbiamo fatto grazie a un lavoro che noi abbiamo fatto a livello regionale con lo SPI, con la funzione pubblica, nel rapporto con la regione, che ci ha consentito di avere risultati importanti. Ma oggi quei risultati lì, compagni e compagni, siamo a rischio, perché noi e l'Emilia Romagna, così parlo, noi abbiamo un buco di bilancio che riguarda in modo particolare della sanità, l'Emilia 500 e noi 450. Poi io penso che in Toscana abbiamo bisogno anche di provare a vedere le poste di bilancio come sono messe lì, perché qualcosa bisogna spostare. Io di questo ne sono convinta, perché è fuori posto, lo dico. Ma al di là di questo, siccome il payback non mi sembra che funzioni o non mi sembra che faccia rientrare delle risorse, io voglio essere chiara, siccome la pandemia, anche durante la pandemia, al di là di quello che abbiamo detto, di fatto si sono stati ridotti gli spazi pubblici, il perimetro pubblico dei servizi e non solo, in generale, si è ridotto. Allora, siccome io penso che noi dobbiamo essere orgogliosi di una sanità che è quella che abbiamo in Toscana, perché è una sanità efficiente, poi anche qui si può sempre far meglio, io di questo ne sono convinta, però insomma credo che possiamo essere tra quelli più fortunati da questo punto di vista. Se noi vogliamo mantenere questo livello di sanità e semmai migliorarlo, cioè noi bisogna stare attenti anche a quello che si trasmette fuori di noi, perché il governo attuale, secondo me, non vede l'ora di mettere le mani nella sanità della Toscana e dell'Emilia Romagna, perché non aspetta altro. E guardate, se non c'è un cambio di passo della regione, lo dico ora, poi lo dirò il 30 e il 31, noi non solo siamo la prima regione del sud, si rischia di diventare la prima regione del sud, ma si rischia l'inesistenza, si rischia la nullità da questo punto di vista, perché è esattamente quello che vogliono. Senza poi considerare quando ci saranno le elezioni, ma questo lo vedremo successivamente. Allora, io penso che per fare in modo che, come dire, si mantenga un sistema che è quello che abbiamo conosciuto, che risponde, voglio dire, a tutta una serie di questioni, non ultimo che le mura, ad esempio, delle case di comunità, è giusto che le vengano fatte con i soldi del PNRR, ma dentro quelle mura non ci può andare il privato. Ci deve andare il pubblico. E se noi vogliamo fare questa battaglia, noi dobbiamo dire che la sanità toscana, se non ce la fa, noi dobbiamo essere i primi, non farlo dire agli altri, dobbiamo essere noi a dirgli che si mette in Toscana una tassa di scopo che va sopra i 36.000 euro e si alimenta la sanità toscana per non, come dire, fa peggiorare i livelli che noi conosciamo. Io penso che questo noi abbiamo bisogno di fare, perché non ci può, cioè è vero che c'è un problema di sanità, è un problema di persone anche, no? Di assunzioni, ma guardate che anche qui la regione toscana è la regione che ha assunto di più, non nelle trasformazioni, vere e proprie assunzioni. Cioè, allora, se noi la vogliamo mantenere, non la dico la volgarità che si dice a casa mia, ma cioè questa è quello, come dire, che noi, su cui noi dobbiamo lavorare, per dire della sanità. E poi si potrebbe parlare dei nostri anziani. Se ne è parlato, no? Anche qui. Vogliamo fare una discussione a partire dalla contrattazione sociale e territoriale che facciamo coi comuni, Vogliamo cominciare a parlare che le nostre città non sono a misura di anziano? Che i nostri trasporti non sono a misura di anziano? Cioè ora c'è una grande discussione. Io sento la radio, no? Quando cammino in macchina, c'è una grande discussione perché non hanno fatto l'accordo sul contratto delle badanti e sembra che, ho sentito stamani mattina alla radio, no? È un lavoro, sono un lavoro privilegiato. Ora, al di là del fatto che io mi sento male a sentir dire che questo è un lavoro privilegiato soltanto pensando a tutte le lavoratrici
che fanno le badanti, scusate, che vengono dall'estero, insomma dalla Romania, da tutti, e lasciano i figlioli a giro, voglio dire, per anni e anni. E io non vorrei essere quelle donne, compagni e compagni, scusate, ma a me questa cosa non ce la faccio a reggerla, no? Perché per fare sacrifici. Allora, di fronte a questa situazione non c'è una discussione vera sulle nostre città, c'è sulla transizione, tutte discussioni, compagni e compagne, poi di realtà, di cose da fare, ce ne sarebbe tante, ma non c'è una disponibilità in questa direzione da parte dell'amministrazione o comunque. Allora io penso che ad esempio questi temi sono temi che dovremmo essere noi per provare, diciamo così, a far vivere sempre di più, ad esempio, i nostri anziani nel luogo dove hanno sempre vissuto, no? Perché questo è un tema. C'è anche il tema dell'RSA, di sistemi anche diversi, certamente, ma io ragiono come se l'RSA, sarà perché io ho avuto il mio papà e la mia mamma, voglio dire, fino all'ultimo, sarà che io ragiono in questo modo e quindi vedo la RSA come l'ultimo elemento, no? Però per non arrivare lì bisogna mettere insieme ovviamente tutta una serie di questioni e di contesto che è fondamentale. E allora io penso che noi abbiamo bisogno, da una parte il sindacato pensionati, da una parte le categorie, noi abbiamo bisogno anche di fare un ragionamento serio con questa regione, non è che non l'abbiamo fatto fino ad ora, ma lo diceva Alessio, noi non abbiamo bisogno del sindaco dei sindaci, noi non abbiamo bisogno di un presidente della regione che ci dice sempre di sì e poi fa come gli pare, noi non abbiamo bisogno in questa regione di autonomia differenziata, perché guardate, l'autonomia differenziata significa una cosa, non significa soltanto contratti regionali, anche, ma significa ad esempio sulla sanità, sulla istruzione, su quelli che sono i servizi essenziali, voglio dire, di un cittadino, sui trasporti, esatto. Significa mettere in discussione, non mi può venire il presidente di questa regione che dice la vuole soltanto sulla cultura, anche qui ci sarebbe da discutere, sulla cultura e sull'energia. Perché questa è la discussione che c'è in Toscana. E io sono preoccupata ovviamente che rispetto a questa discussione anche quelle forze politiche più vicine a noi o che dovrebbero essere più vicine a noi, silenzio assoluto. Tranne poi che siccome c'è chi corre per fare il segretario del PD, nonostante che in tempi non sospetti abbia preso una posizione con tanto di documento col governo a suo tempo, ora fa marcia indietro. Meno male, ben venga, io sono contenta. E però va avanti il presidente della regione toscana, che dovrebbe essere dello stesso partito, credo, almeno da quello che mi risulta. Allora, io penso che qui bisogna anche prepararci a fare una battaglia forte in questa regione da questo punto di vista. E proprio su questo, guardate, mi sa che l'ho fatta anche troppo lunga, ma ora provo a stringere. Io penso che noi abbiamo un problema, compagni e compagni, lo voglio dire perché tanto io quel che penso dico e quindi sono fatta così. Cioè noi bisogna anche smettere, noi bisogna criticare, ma criticare anche in modo costruttivo. Allora io sono tra quelle persone che penso che è sbagliato, perché agiamo, come dire, facciamo del male anche noi, è profondamente sbagliato fare affermazioni dove si dice che la destra e la sinistra sono uguali, compagni e compagni. Non è così. Non è così, non solo perché la storia ce lo insegna, ma anche oggi non è così. Anche oggi, nonostante tutto e nonostante le difficoltà e problemi che noi abbiamo, io non sono tra quelli che pensa che la destra e la sinistra siano uguali. Io penso però che noi abbiamo bisogno, da questo punto di vista, di provare a mettere in campo, anche per quello che ci riguarda noi, un'azione culturale che provi, come dire, a seminare in qualche modo attraverso il nostro lavoro. Come dire, un messaggio che può andare in una certa direzione. Io penso che debba andare verso la sinistra, poi voglio dire, con tutti i difetti, ma io continuo a guardare da quella parte. Perché, insomma, è pericolosa questa cosa, è troppo pericolosa, e a volte anche noi,
utilizziamo, come dire, dei modi, e io non sono convinta, nonostante che riconosca che la sinistra ha fatto tanti errori a partire dalle leggi sul lavoro, tipo il Jobs Act, no, voglio dire, che ha creato non pochi problemi. Però io penso che anche noi abbiamo un compito, lo dico a voi, ma l'ho detto anche in altri congressi, cioè noi bisogna finirla di fare questo, questo ragionamento, perché rischiamo, come dire, di farci male. Allora, questa è la situazione, cioè non ci abbia, in questa situazione complessa, il contesto, i rapporti unitari, la guerra, la messa in discussione delle libertà, il governo che prende provvedimenti, voglio dire, tipo quello sui rave, ma però quando hanno fatto la marcia su Roma a Predappio non c'era neanche un servizio d'ordine. No, lo dico perché guardate caso che quando hanno fatto l'attacco alla CGIL il ministro degli interni è il prefetto di Roma che ha mandato i fascisti alla CGIL. No, lo dico perché queste cose, se non siamo noi a raccontarle, a dirle, poi ci si lamenta perché gli iscritti alla CGIL qualcuno vota a destra. Forse anche noi dovremmo utilizzare il lavoro che si fa per provare a informare le persone, anche con cose banali e semplici, no? Perché forse fanno aprire anche una come dire, visione un po' diversa da questo punto di vista. Allora, non la voglio far più lunga di quello che l'ho fatto. Però se il contesto è questo complicato, così complicato, noi abbiamo bisogno, come dire, di un sindacato che provi a fare, a guardare, a fare un passo in avanti e che sia soprattutto un sindacato che faccia rete, ma che sia un sindacato dove l'unità fa la differenza. Io penso questo, compagni e compagni, il congresso l'abbiamo fatto, ora abbiamo bisogno di mettere in campo le azioni. Guardate, perché diventa fondamentale proprio in un contesto così complicato e difficile. E aggiungo, siccome Alessio ha chiuso stamani salutandomi per una scelta che io ho fatto, Alessio ha detto esattamente come stanno le cose. Io in questa situazione complicata, siccome io penso che ognuno di noi è a disposizione dell'organizzazione e non penso che sia l'organizzazione a disposizione nostra che si possa utilizzare quando e come ci pare, io dentro di me, questa è la mia concezione, nel momento in cui c'è un contesto complicato, un contesto difficile, ma secondo voi è normale che uno si faccia rieleggere dopo cinque, cioè si faccia rieleggere e poi dopo cinque mesi scade e blocchi l'organizzazione come minimo un mese o tre mesi per rifare il nuovo segretario in questo contesto? Io, compagni, penso di no. Io lo so di aver creato qualche problema, perché ho velocizzato probabilmente tutta una serie di cose. Però io penso che questo sia l'elemento di responsabilità che deve stare in capo a dei gente. Io so che in questa organizzazione c'è gente che si è fatta eleggere anche a questo giro e fra due mesi va in pensione. Io lo so che c'è anche questo. Però ognuno risponde di sé. Ognuno risponde di sé. Io ho fatto questa scelta e penso di aver fatto una scelta corretta nei confronti dell'organizzazione. Non so quello che farò dopo, perché io ho 41 anni che lavoro in questa organizzazione, ma non posso andare in pensione. Ci andrò nel 2025. È uguale, vedrò quello che farò, non è un problema. Però penso che noi abbiamo un compito, chi fa il dirigente di questa organizzazione, e il compito è guardare con lealtà l'organizzazione. Io sono a posto con la mia coscienza e penso, nonostante che Alessio non era d'accordo, perché è vero che non era d'accordo, e nonostante questo io penso di aver fatto la cosa giusta, la cosa che ogni dirigente dovrebbe fare in questa organizzazione, senza guardare quello che c'è dietro, ma come dire, di responsabilità e anche grande amore, ecco, la voglio dire così, perché per me la CGIL non solo è quella che mi ha dato tutto da questo punto di vista, credo di aver dato anch'io alla CGIL, ma la CGIL sicuramente mi ha dato molto di più di quello che io sono stata in grado di fare, e però siccome questo è il mio vero grande amore, ecco, io penso che ci si debba davvero comportare così, l'ho fatto sentitamente, l'ho fatto e sono sempre più convinta di aver fatto la cosa giusta. Comunque grazie anche delle parole che hai detto, perché credo che questo, insomma, mi fa piacere. Thank you.
prosciutto e l'olio mantano. Bene, compagni e compagne, si conclude qui la nostra prima giornata di lavoro. Buona serata a tutti e a tutte. Mi raccomando, domani mattina alle 9 precise, visto che abbiamo già fatto, preso tutto, la burocrazia è fatta, alle 9 precise si inizia. La Maria Borzò è il primo intervento, domattina alle 9, segue il Capaccioli. A domattina.